buongiorno a tutti. Iniziamo con questo incontro nella Reggia di Portici, in questa splendida sala cinese, che è, posso dire, l'aula magna del Dipartimento di Agraria, diretto da Matteo Rito. Una sala che oggi è ancora più bella con questa fuga verso la biblioteca, questa apertura verso la biblioteca. Io sottolineo che con l'incontro di stamattina, un incontro con l'allusione del titolo shakespeariana, entriamo all'interno di un problema che appunto scherzosamente bio o non bio nasconde di fatto una scelta, una politica che è quella del cibo, della qualità della vita e della politica. Questo è il decimo anno del sabato delle idee, quindi oggi si apre, diciamo, un ciclo importante che in fondo un decennio consente di dare anche una valutazione su un'esperienza. Per quel che mi riguarda, da quando la Federico II è stata invitata da Marco Salvatore e da Lucio D'Alessandro a condividere questa avventura, la caratteristica del sabato delle idee è quella di essere un laboratorio di pensiero. Prima, per scherzare, dicevo che oggi il pensiero forse non è tanto di moda, e che approfondisce problemi a volte apparentemente scontati. Basta vedere oggi mediaticamente che cos'è il cibo, che cos'è il discorso sul food, e che invece hanno dei problemi, hanno, diciamo, si legano a scelte di fondo cui si lega lo sviluppo di paesi, di continenti. E quindi il sabato delle idee vuole essere un po' il luogo in cui si va al di là dell'apparenza, ed è un invito appunto a riflettere, come quello di oggi, quello di oggi che si svolge qui a Portici, credo sia la prima volta, vero Marco, che siamo a Portici, perché l'impegno sull'alimentazione, sul cibo, caratterizza appunto il dipartimento diretto da Matteo Rovito. Quindi grazie a tutti per essere intervenuti, e sono convinto che anche questa volta il contributo del sabato delle idee sarà pari alle aspettative e importante come sempre. Grazie a tutti. Buongiorno, sono anche io emozionato, devo dire, di essere in questa sala bellissima che ci ricorda la nostra storia, che è attraversata dai nostri scienziati, da quelli dell'Università Federico II, con questi cinesi tutti allegri, chissà se erano tutti allegri allora, chissà se lo sono adesso, tutti veramente allegri. Per visitare con il sabato delle idee, come è stato detto, che è al suo decimo anno, uno dei grandi topos, uno dei grandi nodi della vita contemporanea, quella del cibo. Il cibo che, come abbiamo visto, è un fattore straordinario, veniva detto prima, della vita collettiva, della nostra capacità di comunicare, della vita economica, da cui dipendono tante cose. E
addirittura questo tema è diventato di una tale centralità che sembra quasi che l'umanità si stia dividendo in tribù diverse, cioè la tribù dei cristi, quella dei vegani, c'è quella dei vegetariani, cioè tante culture che in qualche modo si confrontano su questi diversi temi, al punto che un sistema di abitudini alimentari, quello nostro, in particolare la dieta mediterranea, è stato addirittura dichiarato patrimonio dell'umanità, in qualche modo da mantenere, da conservare, da portare avanti. Ma rispetto a tutto questo, che è, diciamo, così evidente, così effervescente, così in movimento nell'ambito della comunicazione, delle abitudini, degli stili di vita, che cosa c'è di scientifico? Che cosa c'è di vero? Che cos'è veramente biologico? Che cosa non è biologico? È opportuno andare verso il biologico? Quali sono i problemi? Diciamo, che cosa garantisce il biologico? Ecco, il sabato delle idee, che da sempre svolge questa funzione, come dire, di mettere a disposizione di una comunità più vasta concetti che vengono elaborati nel mondo della scienza e li dibatte pubblicamente secondo i diversi interessi, questa volta porta i suoi riflettori su questo tema e lo fa, come diceva il professor De Rio, nell'ambito di uno dei luoghi che a questi sono particolarmente deputati, la Porta di Agari, secondo con tanti illustri ospiti. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, voglio ringraziare tutti voi per la vostra presenza. Un particolare ringraziamento naturalmente agli illustri relatori. Consentitemi ora di parlare un momento da cittadino e non da organizzatore insieme agli altri del Sabato delle Idee. Sento però in questo momento veramente il dovere di ringraziare molto Gaetano Manfredi, Arturo De Vico e in particolare Matteo Dorito per quello che stanno facendo per il recupero e il restauro di questa lettera. Avrete occasioni al termine di questo incontro di visitare la Trinitale e di vedere anche il galoppatoio, che è la seconda volta che è aperto al pubblico, che è veramente un'opera incredibile che noi napoletani non conosciamo, come non conoscevamo molti di noi. Da Retta chi aveva avuto occasione di vederla l'aveva vista in condizioni veramente pesose, piene di scatolette di alluminio, dove c'erano i vari popoli, cioè i vari docenti e le varie cose. Quindi secondo me veramente la Federico II merita un applauso particolare per il recupero di questa rete che è veramente particolare. L'argomento di oggi è quello della sostenibilità dell'alimentazione. Noi tutti sappiamo che bisogna valutarlo alla luce anche delle crisi economiche, di quello che può essere il cambio climatico che sicuramente influenzerà e anche diciamo tutto quello che può essere la storia del nostro passato. L'argomento in particolare è quello biologico e non biologico. Noi sappiamo che l'alimentazione, la mente, fatemelo ricordare anche se ovvio, che l'alimentazione è fondamentale perché la sana alimentazione può prevenire oltre il 30% delle malattie biologiche, una gran parte delle malattie cardiologiche e una buona parte delle malattie metaboliche. Quindi veramente fare una sana alimentazione, e questo poi il vero contenuto di questo incontro che vuole portare verso una sana e corretta alimentazione. Noi sappiamo anche come il cambiamento di alimentazione nel mondo fa cambiare alcune la presenza o l'assenza di alcune patologie. Per esempio il diabete, che era completamente sconosciuto nei paesi del Golfo, è diventata una vera epidemia e veramente. E lo stesso sta accadendo in India, dove il cambio di alimentazione in alcuni regioni sta diffondendo in maniera veramente pericolosa il diabete. Naturalmente altri problemi sono quelli legati alle carestie e tutti i problemi dei paesi che non hanno alimentazione, mentre da noi molto spesso c'è un'abbondanza, c'è un'offerta di alimentazione, sul quale anche su questo bisognerebbe fare attenzione. Il problema del bio non bio, io mi piace qui a vederlo da alcuni punti di vista che a mio avviso possono essere importanti, in particolare per il Sud Italia e per la regione Campania.
Noi sappiamo che abbiamo una disoccupazione elevata, abbiamo una crisi economica che va sempre più avanti. Io penso che le comunità, come sta facendo la Federico II in Sull'Orsola, preparando delle professionalità specifiche per vedere la filiera del biologico e per preparare persone corrette che possono in maniera corretta formare queste persone ai vari livelli, perché questo può avvenire solo se le università, il CNR, quindi possono veramente dare un impulso alla ricerca e all'innovazione in questo campo. E approfitto per ricordare che il 10 ottobre nel campo delle idee vedo una riunione sulla robotica, dove sicuramente la robotica e l'agricoltura sarà particolarmente però volevo anche dire che praticamente con la sviluppo di questi operatori la campagna può ridurre la disoccupazione e può portare una nuova linfa dell'economia vedendo nel biologico veramente lo sviluppo. Vi ringrazio della vostra attenzione e prego Matteo Lorito di dare inizio alla riunione. Allora, buongiorno a tutti, io sono molto contento di questa occasione e devo dire che è un onore per noi ospitare il Sabato delle Idee. Il Sabato delle Idee per noi napoletani è sempre stato un punto di riferimento, come un momento di confronto, un momento che realmente produce delle idee nuove, oltre che dare una corretta informazione, insomma sono quelle iniziative che davvero servono ed è importante preservare. Ovviamente per questo il mio maggior ringraziamento va al professore Salvatore, al professore D'Alessandro per essere qui con noi, al nostro rettore rappresentato dall'amico Arturo De Vigo. Insomma è un momento importante anche per questa regione, che ha visto tanti grandi personaggi attraversare i saloni, avete avuto modo di vedere oggi, ma che insomma va avanti in quella direzione puntando alla luce. Allora, noi abbiamo scelto questo argomento, come è venuta fuori quest'idea, diciamo, un confronto con Marco, c'era una piccola lista di subject, tutti interessanti, tutti carini, poi alla fine si è deciso di andare su questo argomento con una serie di motivazioni. Per la prima vera motivazione è per fare un po' di chiarezza su quello che significa bio. Oggi la parola bio sapete tutti che è molto utilizzata. Io passavo per Salerno qualche settimana fa e ho visto un segno di un bio parrucchiere, visto questo a quel punto si capisce che bisogna portare un po' di chiarezza, un po' di informazione in questo campo, ma perché è un argomento assolutamente trasversale anche quelle che sono le classi sociali. Voi sentite da grandi ricercatori a persone assolutamente normali che vanno al supermercato e si trovano di fronte alla bottiglietta, al vasetto con sopra scritto bio e ci pensano un attimo, cosa devo fare? Devo comprarlo o non comprarlo? Ci spendo i 50 centesimi in più o non ci rispendo? È una fregatura? Non è una fregatura? Ma non è che per caso c'è l'OGM dentro, si sente di tutto, quindi diciamo, questo è un argomento importante che tocca molto, ma anche un argomento che ha una serie di valenze fondamentali. La prima l'ha ricordata il professore Salvatore, è una valenza alimentare importante, quindi una valenza rispetto alla corretta alimentazione, che è un fatto ovviamente oggi assolutamente di un tema assolutamente importante. Ricordo per chi non lo sa che noi siamo partiti Federico II, questo nuovo corso laurea in scienze gastronomiche mediterranee con 50 studenti, dove consiglieremo ai ragazzi anche cosa vuol dire utilizzare il bio in gastronomia e abbiamo avuto 300 partecipanti ai test, prendo solo uno su 6 il primo anno, quindi un grande successo, ma anche evidentemente una grande richiesta del pubblico, anche da qui a un punto di vista economico. Quindi la valenza economica, considerata che l'Italia è il secondo produttore in Europa come bio, come quantità di bioprodotto, quindi uno potrebbe dire che chi consuma bio aiuta anche l'economia nazionale. Ha una valenza ambientale anche questa da capire, vi leggerò qualche domanda che io poi consegno ai nostri illustri relatori, una valenza sociale, avremo l'intervento appena arriva, aspettiamo l'aereo per terra del dottor Linarello, per modo di vedere come il bio associato ai
terreni sequestrati alla 'Ndrangheta, in questo caso, per diventare un motore di sviluppo di un'area, e ha ovviamente una valenza culturale, importante. Siamo riusciti a mettere insieme esperti, veri esperti, io li ringrazio uno ad uno perché vengono, qualcuno viene anche da lontano, cercando un po' di toccare, è un argomento talmente vasto, ovviamente potevamo mettere insieme un programma per 3 giorni, insomma, le conferenze sul bio, gli incontri bio durano anche 2 o 3 giorni con tante sessioni parallele. Abbiamo cercato di scegliere, come dire, dei rappresentanti che ci potessero portare le diverse opinioni, i diversi punti di vista, perché noi dobbiamo risolvere un dubbio apletico, quindi non è così facile, anzi per definizione un dubbio apletico, dico bene, Arturo, non si risolve, perché altrimenti non è un dubbio apletico. Noi oggi avremo il primo intervento del dottor Lorenzo Giovanni Pellù, che è team leader e senior economist della FAO, che ci onora della sua presenza. Avremo una prima visione globale di quello che è la base di tutto il discorso, come ha ricordato Marco, della sostenibilità e insostenibilità del nostro sistema alimentare e quanto il bio ci può aiutare. Poi abbiamo il professor Zanoni, Raffaele Zanoni, dell'Università Politecnica delle Marche, un economista che sono più di 20 anni, forse anche qualcosina in più, che lavora nel bio e quindi ci può dare una visione di qual è la situazione del mercato, anche la percezione, diciamo, del pubblico rispetto al bio. Poi abbiamo il professore Loreto, che è il direttore del Dipartimento Agroalimentare del CNR, quindi totalmente immerso nelle problematiche e nelle questioni della ricerca, anche lui si occupa di sostenibilità alimentare da sempre. Abbiamo una voce dall'industria, diciamo dalla parte industriale e produttiva, che è la dottoressa Valentina Di Costanzo, che è il direttore marketing Bio Italia, il nome dell'azienda la dice tutta, diciamo, su quello che è la mission di Bio Italia. Infine abbiamo, come dicevo, il professor, il dottor Vinaretto, che ci raggiungerà presto, che è il presidente del GOE, di questo gruppo cooperativo, e sentirete, diciamo, una bella storia davvero di cui il bio diventa un motore di sviluppo. E dulcis in fundo abbiamo lo chef, insomma, io ritengo il maestro dei maestri, il chef Campani, Alfonso Iaccarino, che oltre che essere un grande chef è anche un grande cultore proprio della cultura bio, direi, quello che è necessario oggi fare per alimentarsi correttamente. Allora io ringrazio tutti, vi ringrazio per questo piccolo sacrificio di essere qui il sabato mattina e diamo inizio subito al convegno. Grazie. Allora, dottore Pellù, se ci può raggiungere così. Allora, noi ovviamente cercheremo di contenere gli interventi a 15-17 minuti in modo da avere anche la possibilità di, diciamo, la platea di fare delle domande e poi i relatori magari verranno seduti al tavolo così pronti a rispondere. Ci sono dei rischi,
Cioè, noi abbiamo individuato delle tendenze che suscitano delle preoccupazioni per i sistemi agricoli e alimentari nel lungo periodo. La domanda fondamentale è: i sistemi alimentari e agricoli saranno in grado di continuare ad offrire beni e servizi così come li stanno offrendo ora, non soltanto in Italia, ma appunto a livello globale, non soltanto oggi, ma anche nel futuro, e soprattutto se noi saremo in grado di lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti una montagna di risorse sufficiente a soddisfare i loro bisogni come noi stiamo soddisfacendo i nostri. Dico, ci sono delle tendenze che ci fanno preoccupare e vi menzionerò alcune brevemente. Una di queste è chiaramente la crescita della popolazione. Nel 2050, secondo stime abbastanza attendibili dei miei colleghi che si occupano di prospettive demografiche, la popolazione mondiale potrebbe facilmente raggiungere i 10 miliardi di persone. Oggi siamo circa 7 miliardi e mezzo, quindi un incremento tra 30 e 35%. Vedete qua, questo qui è il grafico di quello che è successo dal 1950, in cui eravamo poco più di 2 miliardi, a quello che succede intorno al 2050, quando appunto saremo 10 miliardi di persone. Il grafico che vedete qui sotto invece è la domanda di beni alimentari e non alimentari prodotti dall'agricoltura. Dal 1960 eravamo intorno al 25% di quello che produciamo adesso, e adesso è il 100%. Quindi dal 1950 abbiamo quadruplicato la produzione di beni agricoli. Ecco, questa tendenza può continuare oppure no? Anche perché ci troviamo in un contesto in cui tutto il resto del sistema economico, tutti gli altri settori economici stanno evolvendo e stanno crescendo. Stanno crescendo soprattutto continuando ad emettere gas a effetto serra. Cioè, cosa vuol dire? Si stanno utilizzando sostanzialmente energie fossili che emettono anidride carbonica e altri gas tipo metano che hanno effetti sui cambiamenti climatici. Se devo dire, l'agricoltura e in genere i settori alimentari costituiscono il 25% del totale delle emissioni, che non è poco, no? Quindi l'agricoltura e i sistemi alimentari hanno un ruolo da giocare nel contenimento delle emissioni, però un altro aspetto importante è che i cambiamenti climatici comunque hanno anche un impatto sul modo con cui si produce e come si produce. Le rese alimentari sono in qualche modo negativamente colpite dai cambiamenti climatici, soprattutto nei paesi che hanno bisogno di produrre per soddisfare i bisogni alimentari. Qui vedete un grafico sulla povertà, sulla fame, in particolare questo è l'indicatore di sottonutrizione, cioè quello che chiamiamo la fame, per dirla in breve, cioè persone affamate. Nel 2005-2007 eravamo intorno al miliardo di persone, poco al di sotto. 2014-2016 siamo intorno a 800 milioni. Una nostra stima fatta 2 anni fa, abbastanza ottimistica, oggi come oggi, dice che nel 2030 potrebbero comunque esserci ancora più di 600 milioni di persone. Devo dire una stima ottimistica perché gli ultimi dati che abbiamo pubblicato a settembre, proprio all'inizio di questo mese, fanno vedere un trend di persone affamate in crescita. Finora eravamo preoccupati, ma relativamente ottimisti, perché comunque le persone sottonutrite stavano progressivamente diminuendo. Da 2 anni a questa parte, con le nuove stime, ci rendiamo conto che non è più vero, non è più così, addirittura abbiamo un problema di persone affamate in crescita. Perché questo? Ovviamente sono fenomeni complessi, non ci sono risposte semplici, ma una delle cause che noi abbiamo individuato è l'aumento delle disuguaglianze tra paesi e all'interno dei paesi. Purtroppo, questo è, sono i grafici dell'indice di Gini, non so se avete familiarità con l'indice di Gini, è un indice sintetico, diciamo,
della distribuzione di certe varianti. Questo è l'indice di Gini del reddito pro capite. Voi vedete la linea viola è l'indice di Gini a livello globale, che è aumentato drammaticamente fino intorno al 2000. Dal 2010 sembrava che stesse scendendo, e oggi come oggi questa discesa ha rallentato, potrebbe tornare a crescere. Se voi vedete la linea nera è il contributo, quello che viene a livello globale, col contributo della Cina. La Cina è un fenomeno a sé stante, abbiamo scorporato la Cina e ci siamo resi conto che al netto della Cina la disuguaglianza non sta scendendo, anzi, dal 1970 in poi è comunque aumentata. E questo è un grosso problema, anche perché la maggior parte delle persone che si trovano nella parte bassa della distribuzione dei redditi riceve reddito proprio dal settore agricolo. No? Quindi per loro l'agricoltura non è solo una fonte di alimentazione che poi dopo mettono sul mercato per nutrire tutti, ma anche proprio una fonte di reddito. Ecco, ci sono altri rischi che sono la concentrazione, per esempio, dei sistemi agricoli nelle mani di pochi operatori. Questo avviene per esempio per quelli sui fertilizzanti, diserbanti, prodotti chimici in genere. Avviene un po' di meno per quello che riguarda le sementi, anche se anche qui le tendenze che sono in atto fanno comunque vedere dei percorsi di concentrazione. Avviene per tutto quello che è distribuzione alimentare, quindi trasformazione di distribuzione alimentare, soprattutto legata ai grossi gruppi internazionali di supermercati. Questo è un problema perché la concentrazione comunque può portare con sé fenomeni di oligopolistici, fenomeni addirittura in alcuni casi monopolistici, o comunque di collusione tra operatori che vanno contro, diciamo, i principi di libero mercato che dovrebbero garantire, almeno in teoria, dei percorsi di efficienza. Questo sembra che il settore libero alimentare non sia così vero. No? Prospettive di impiego sono limitate, certo si aumentano le rese con la tecnologizzazione dei processi di produzione, ma aumentare, diciamo, l'intervento delle macchine nel settore agricolo spende da lavoro. No? Se guardate il caso dell'Italia, lo conoscete palese, dal 1950 ad oggi ci sono molti meno addetti nel settore agricolo, certo sono aumentate le rese, non è aumentata la produzione, ma è stato spesso lavoro. Cosa vuol dire questo a livello globale? Ovviamente per noi che ci occupiamo di prospettive del settore agricolo alimentare all'interno dei contesti economici è un problema serio. E anche gli investimenti in agricoltura sono in qualche modo asimmetrici, ci sono molti più investimenti nei paesi ricchi, molti meno investimenti nei paesi a basso reddito. Allora, che sfide abbiamo di fronte? Innanzitutto, noi guardiamo il settore agricolo alimentare con due dimensioni fondamentali che in realtà ne racchiudono molte altre, ma sono due dimensioni fondamentali che abbiamo in mente. No? Una è la prospettiva della disponibilità di cibo e la seconda è la prospettiva dell'accesso al cibo. Cioè, disponibilità di cibo vuol dire produrremo abbastanza per soddisfare i bisogni, quindi ci sarà il cibo disponibile per soddisfare i bisogni, e la seconda è accesso al cibo, cioè le persone che hanno bisogno di alimentarsi, cioè tutti noi, no? Avremo sufficiente capacità, potere d'acquisto, avremo sufficiente reddito per poterci permettere di avere il cibo? Chi sì e chi no, ovviamente, ma quanti saranno quelli che non potranno permettersi di avere il cibo? No, di comprarlo anche se il cibo è fisicamente disponibile. Con queste due grosse dimensioni, con queste due grosse domande in mente, noi ci rendiamo conto che dobbiamo migliorare in modo sostenibile la produttività agricola, perché comunque la domanda sarà crescente anche in risposta alla popolazione. Dovremmo garantire la sostenibilità delle risorse naturali, l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Dovremmo affrontare in un modo o nell'altro i cambiamenti climatici. C'è chi dice dobbiamo adattare, c'è chi dice dobbiamo mitigare. In realtà nel lungo periodo, se non mitighiamo, probabilmente perderemo anche la capacità di adattarci, perché i sistemi sono resilienti a un certo punto. Cioè, chiaro, gli esseri umani si adattano, i sistemi biologici ed ecologici si adattano, ma c'è un punto di collasso oltre il quale non si adatta più niente, ma noi sinceramente non sappiamo dove sia questo punto di collasso, ma abbiamo la sensazione che sia abbastanza lontano.
forma e anche alla nutrizione, migliorare le opportunità di impiego e aumentare la resilienza. Questi sono parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Non so se avete familiarità con questo processo che è stato guidato dalle Nazioni Unite, ma poi è stato sostanzialmente preso in carico dal singolo paese, che è quello di raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. Questi in particolare sono quelli che riguardano l'alimentazione del cibo e le risorse naturali. A livello complessivo, per noi abbiamo individuato la necessità di creare nuove istituzioni che prendano in carico queste sfide a livello nazionale, a livello regionale, a livello globale. Ora voi mi direte, cosa c'entra l'agricoltura biologica in tutto questo? No? C'entra perché la domanda che viene naturale porsi è: l'agricoltura biologica a quali di queste sfide può pensare di contribuire? Cioè, con l'agricoltura biologica riusciamo ad affrontare alcune di queste sfide oppure no? Bene, devo dire, io sono, non sono un agronomo, sono un umile economista, io mi occupo di analisi globali di sistemi economici a lungo termine, però mi sono permesso di andare a chiedere ai miei colleghi, in particolare al mio collega agronomo che si occupa da vita di tecnologie non convenzionali, diciamo, e mi sono basato su uno studio che ha recentemente fatto lei e dice che da cui risulta che in prospettiva l'agricoltura biologica potrebbe implicare un maggior uso di terra rispetto all'agricoltura convenzionale, perché le rese sono tendenzialmente più basse, cioè potrebbero essere a distanza in relazione ai paesi dall'8% al 20% più basse. D'altra parte però l'agricoltura biologica può comportare una riduzione del processo di azoto che viene disperso nell'ambiente, che viene poi dopo riversato per tutte le acque, che non viene assorbito quindi dalle produzioni vegetali, una riduzione dei pesticidi, perché ovviamente i protocolli di agricoltura biologica sono molto stretti sull'utilizzo dei pesticidi, e soprattutto una riduzione dei gas a effetto serra. No? Ovviamente, siccome in prospettiva non c'è una ricetta che risolva tutti i problemi, l'agricoltura biologica, o comunque, devo dire, tecniche di produzione agricola che siano tendenzialmente più sostenibili, io potrei dire anche l'integrazione tra foreste e agricoltura, oppure anche l'agricoltura di conservazione, anche se qui non voglio essere frainteso, i protocolli sono ancora abbastanza fluidi, no? Per cui quando si parla di agricoltura di conservazione bisogna che prendere, comunque in ogni caso anche il bisogno di espandere l'agricoltura convenzionale potrebbe essere contenuto da una riduzione delle spese alimentari sicuramente, no? E una riduzione della competizione tra l'utilizzo dei suoli e delle risorse naturali per la produzione di alimenti umani e la produzione di alimenti animali, cioè di foraggio e altri prodotti per il consumo animale. Questo ovviamente comporta un ribilanciamento delle diete verso prodotti a minor contenuto di proteine animali. Vi voglio solo far vedere una tabella, non pretendo che la leggiate tutta, ma questo è per farvi vedere qui l'analisi del consumo di suoli al 2050. No? Ci sono delle combinazioni tra agricoltura biologica e riduzione degli sprechi che possono portare al contenimento dell'uso dei suoli. E sono tutte le celle azzurre che vedete in questa tabella. Quindi io direi in generale, tecniche agricole, non voglio dire necessariamente biologiche, ma tecniche agricole che hanno una minore resa possono essere compatibili con uno sviluppo dei sistemi agricoli alimentari che rispondano alle sfide globali che ho detto prima, portando allo stesso tempo ad una riduzione delle fonti di risorse naturali. Mi fermo qui, non voglio mostrare la tabella dei eccessi di azoto perché non sono una norma, non vi lascio il terreno ad altri che se ne tengono. Grazie. Se volete, alcune di queste cose sono contenute in questo libretto, alcune copie di sono. Bene, grazie, è molto interessante. Aspetta, perché magari c'è qualche domanda.
Allora, ci sono domande dall'audience, qualche curiosità? Io credo che il dottore Lucia ha già risposto ad alcune delle domande che io volevo porre agli oratori che non ho ancora letto e che potrebbero essere: quanto il biologico è veramente diffuso e che impatto ha sull'economia locale a livello globale, quanta ricerca e evidenza scientifica solida c'è dentro il bio. Queste domande verranno poi affrontate anche dagli altri relatori. Il bio realmente aiuta e conserva l'ambiente, qual è il vero impatto? Un altro concetto importante è che il bio può aiutare a tutelare la democrazia del cibo, oppure finisce per sostenere il controllo delle poche grandi multinazionali del cibo, e così via. Il bio ha impatto sui problemi globali di distribuzione del cibo, di food safety and security, oppure una prerogativa solo dei paesi più sviluppati, se no è un problema importante. Al momento il bio sostiene e riduce la biodiversità alimentare, oppure rende più difficile tutelare i prodotti tipici, questo è un altro concetto che affronteremo più avanti. In ogni caso, per la prima risposta in qualche modo si è arrivata, chi dice che il bio poi porterà, diciamo, necessariamente ad aumentare il problema del rischio rispetto all'aumento della popolazione, in realtà la FAO ci dice che c'è modo per evitare questo, perché alla fine sul lungo termine, se modifichiamo il sistema di produzione, principalmente il sistema di distribuzione del bio, c'è modo per alleviare questo potenziale problema, se non ho capito bene. Ci sono curiosità. È anche vero che oggi si dice che, insomma, se tutto il cibo prodotto oggi fosse distribuito in maniera corretta, avremmo cibo in abbondanza fino al 2050. È vero questo? Sì, no, questo è sicuramente vero. Cioè, il problema della fame è un problema di distribuzione, non è un problema. Poi nel lungo periodo comunque il problema di sostenibilità delle produzioni, perché i cambiamenti climatici ci sono e hanno impatto sull'agricoltura, abbiamo il problema di trovare delle tecnologie che appunto conservino l'acqua e conservino il suolo, cioè ci sono dei problemi anche della produzione nel lungo periodo, ma oggi come oggi è un problema realmente da sottoalimentazione, come la distribuzione del cibo. Bene, grazie. Se non ci sono domande, grazie allora. Grazie a voi. Il prossimo relatore è una comunicazione di servizio, come giustamente ha detto il professor Salvatore, alla fine avremo la possibilità di visitare il Galoppatore Monumentale e questa volta saremo i primi in questo, avremo un lunch all'interno del Galoppatore Monumentale, quindi non scappate via, c'è un light lunch che si consuma per la prima volta all'interno di questa nuova struttura. Allora, adesso io vorrei invitare il professor Raffaele Zanoni, del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali di Università Politecnica del Marche. Prego. Grazie per l'invito, professor Salvatore, colleghi della Facoltà di Italia, professor Lorito. Io, come è stato detto, mi occupo di agricoltura biologica da più di 20 anni, ormai sono quasi 30, e diciamo, al momento sono professore, sono anche un economista, che abbiamo iniziato con due interventi di economisti, e sono presidente del gruppo di ricerca in agricoltura biologica in Italia, sono membro della società scientifica che si occupa di ricerca in agricoltura biologica a livello europeo, nel consiglio di amministrazione della società dell'ISOFAR, della società appunto di ricerca sull'agricoltura biologica a livello mondiale, in particolare, anche se diciamo molto concentrata nei paesi europei. Varie regioni, vedremo, e sono anche la mia famiglia, anche un'azienda biologica dall'inizio, insomma, da quando si possono certificare le aziende biologiche. La mia relazione chiudeva con la stessa slide con cui ha chiuso il collega prima, vorrei riprendere un attimo perché è interessante, credo che la collega che parlava, la Doce Lappa, penso che abbia parlato con lei, anche se l'articolo, diciamo, è F5. Io sono, no,
Cinchi, io sono un etnocista, che tra l'altro prima ce la riconosco, non è questo se qualche volta. Allora, il problema del tirato fuori, io riprendo questa, parto da questa conclusione per dire, siccome molte delle accuse che vengono fatte anche recentemente, io sono spesso coinvolto dagli anni 80, direi, in dibattiti su può il Dio sfamare il mondo, ed è una problematica che ovviamente ci chiediamo, siamo in una facoltà di agraria, abbiamo parlato, adesso che ha parlato appunto dei futuri dell'alimentazione, le problematiche di soddisfare un crescente bisogno alimentare, e siccome da molte parti, anche alcuni target, alcuni paesi stanno puntando ad avere il 100% biologico, sono paesi come il Bhutan che stanno puntando a un 100% di agricoltura biologica, certo piccoli paesi, ma paesi comunque di sviluppo in parti del mondo, ci sono alcuni paesi europei che hanno target di produzione alimentare anche lì, oltre il 50% con l'agricoltura biologica, come si può parlare di crescita di questo tipo di agricoltura in cui le rese ancora sono molto spesso inferiori, per ragioni che vedremo, rispetto a una problematica così importante? Quindi di fronte a delle sfide c'è anche un problema etico. È etico produrre prodotti secondo l'agricoltura biologica quando tante persone hanno difficoltà a sfamare quotidianamente le loro famiglie? Allora, questo studio, che è il primo studio pubblicato su Nature Communication da una serie di economisti del centro di ricerca svizzero per l'agricoltura biologica, il FIBO, il primo autore era Muller, anche se io metto Nadia perché appunto essendo nella FAO è un'amica, quella che diciamo ha ispirato questo lavoro, quindi tutta questa analisi di food system mostra che nella situazione peggiore, io volevo far vedere il punto, diciamo, l'angolino alto, nella situazione peggiore degli scenari studiati, la situazione è che se dovessimo avere impatti del clima sull'agricoltura molto forte, se ci fosse il 100% di agricoltura convertita al biologico e se non venisse fatto nulla per ridurre gli sprechi alimentari, nonché il problema del cibo che è in competizione con la produzione di mangimi, la crescita degli allevamenti che non è sostenibile, tra le cose che la FAO sostiene appunto che un certo modello di sviluppo in cui noi aumentiamo le proteine animali rispetto alle proteine vegetali nella nostra alimentazione è ovviamente meno sostenibile, il modello diciamo americano di alimentazione è meno sostenibile rispetto all'altro. Allora, in una situazione peggiore, se fosse tutto al 100% biologico, avremmo bisogno di 71% in più di suoli, che è tantissimo. Tantissimo, ovviamente. Ovviamente con l'ipotesi, adesso che stiamo a vedere un modello alle sue ipotesi, il 71% di suoli vuol dire un 70% di terra in più arabile per coltivare. Questo però è il punto, diciamo, massimo della situazione peggiore che potremmo andare ad avere con un 100%, cioè migliore dal punto di vista agricolo biologico, 100% di più, 71%. Però questo prendiamolo come punto di riferimento, perché ovviamente abbiamo visto il problema di produrre di più è una delle classiche risposte al problema della fame, sfamare del mondo, ma non è l'unica. Non dobbiamo dare all'agricoltura e all'agricoltura biologica dei compiti che non sono soltanto dell'agricoltura e dell'agricoltura biologica. Gli sprechi alimentari si possono ridurre, quindi noi possiamo scendere lungo questo asse dove possiamo arrivare a una riduzione di sprechi alimentari che diventa al massimo fino al 50%, e già solo con questo, con il 100% di biologico, avremo solo bisogno del 7% di terra in questo angolino qua, sempre in uno scenario peggiore dal punto di vista del cambiamento climatico. Le zone azzurre mostrano invece come anche con l'agricoltura biologica si possono avere una riduzione dell'attuale situazione diciamo di necessità di suoli arabili, se facciamo altre pratiche che non siano soltanto quello di pensare ad aumentare le rese ed aumentare in maniera convenzionale la produzione di prodotti agricoli. Perché in realtà il problema dello sfamare il mondo, il problema etico che ci poniamo tutti da economisti e da cittadini, è un problema che non è solo risolvibile con risposte tecniche. Non è un caso forse che cominciamo con due economisti a parlare, ma sicuramente il problema è un problema di distribuzione dei redditi, è un problema di modelli di sviluppo, di modelli alimentari. Questa è un'analisi fatta dai colleghi svizzeri, l'analisi della FAO,
con modelli appunto che studiavano l'intera del sistema alimentare, il food system, ma questi scenari ci dicono che si può intervenire, si può avere anche un mondo che coltiva con l'agricoltura biologica in maniera sostenibile, anche se interveniamo però sull'intero sistema produttivo e sull'intero sistema alimentare. Quindi questa era, diciamo, io avrei chiuso anch'io qua, però parto dalla. E ovviamente poi lo studio prendeva anche aspetti di elemento, come ha già ricordato il collega, degli impatti però più positivi che ha l'agricoltura biologica sull'utilizzo dell'azoto, sulla carbon sequestration, sulla sequestrazione del carbonio, eccetera, eccetera, che ovviamente sono temi più agronomi, noi da economisti non ci mettiamo a discutere di queste cose. Vorrei a questo punto riprendere invece dalla prima slide che ho portato oggi, che è quella della situazione dell'agricoltura biologica dal 1990, vediamo che i dati certi, ad oggi. Questa è la situazione che racconta il PDO e la parte B. Cioè, dietro a questo grafico, a tanti grafici simili, questo è il grafico italiano, grafici che potremmo adesso vedremo anche di altri paesi, c'è tutto il dilemma della crescita, che è un dato positivo ovviamente per il settore biologico, qui avremo, dopo di me parleranno degli operatori del settore biologico, e anche delle problematiche che si trascina una crescita di questo tipo. Cioè, se voi siete un'impresa, pensiamo non a un settore, via un settore, ma ciascuna impresa dovesse pensare a che cosa significa organizzare una crescita di questo tipo, sa quali sono, chi ha un'impresa sa che cosa significa quando si cresce velocemente. Bisogna trovare le risposte alla crescita veloce. La crescita può essere da un lato un grande vantaggio, ma anche una grande tentazione. Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista economico, crescere vorticosamente, come è l'esempio del successo del boom del bio dal 2016, con i dati pubblicati dal Ministero, e vedete c'è stato un periodo in cui in Italia, tra l'altro, abbiamo avuto dei tentennamenti, ci sono stati gli anni, i primi anni 2000, che è importanza anche alla crisi economica, la scelta di politica agricola a livello italiano e europeo, non hanno portato una forte crescita, ma una stabilità, ma la crescita ha ripreso a partire dal 2010 in poi. Questo elemento di crescita comporta tutta una serie di altre problematiche. E le problematiche sono quelle che molto spesso leggiamo, ma sarà tutto biologico? Ora, quando si cresce a questi numeri, è chiaro che il sistema di certificazione pensato nei primi anni 90 per un numero che si vuole di aziende, ovviamente oggi si trova sotto pressione. Ci sono delle certificatori che a volte non riescono più ad andare a fare l'annuale ispezione all'interno dell'azienda. Questo è rischiosissimo, perché il sistema di certificazione non riesce ad andare una volta all'anno a fare l'ispezione, perché cosa scende? Iniziano, l'Unione Europea permette un sistema adesso orientato verso il rischio. È chiaro che io so ciò, metterlo di terra dove ci coltivo l'erba medica, alla fine che io venga a fare l'ispezione o meno, se io devo andare prima nelle aziende più importanti dove ci sono invece colture che potrebbero essere molto rischiose. Ma c'è un problema proprio di sistema. C'è un problema che il sistema di certificazione, così come è stato pensato oggi, è un sistema che inizia ad avere grossi problemi e si sta pensando a come riformare il sistema di certificazione, che ormai è molto spesso burocratico e basato su una serie di ispezioni annuali che a volte non sono adatte alle mutate situazioni di mercato. Quindi il problema della certificazione è sicuramente uno dei problemi, però ricordiamoci anche che il paese dove ci sono state più frodi scoperte è il nostro, e questo significa che il nostro sistema di certificazione funziona, perché dove si trova una frode segnalata alle autorità del sistema di certificazione vuol dire che c'è un sistema di certificazione che funziona. Quindi quando ci sono le frodi noi dobbiamo dire sono contento che quella frode sia stata smascherata, perché dentro c'è un sistema di certificazione. Ed è chiaro che quando c'è una crescita di questo genere delle tentazioni ci sono. Il nostro paese è particolarmente esposto alle tentazioni. Leggevo in questi giorni qualcuno che dice: io non pago il bollo auto da 10 anni, poi arriva il mini condoni e risparmio megamente il 60% sul pagamento del bollo auto. Questo, noi siamo in questo paese, e non parlo di persone del Sud Italia, parliamo di qualcuno che vive nel Nord Italia, che ragiona in questi modi rispetto al il rischio del pagamento del bollo auto. Quindi quando noi viviamo in un paese che ha questo modo di ragionare, tutto sommato noi abbiamo una situazione della nostra certificazione biologica. Ma dietro un grafico di crescita di questo genere ci sono altre problematiche. Una delle problematiche, noi adesso io faccio parte di un progetto europeo, adesso può peggiorare anche
colleghi del Dipartimento di Agro, che si occupa delle sementi di oggi. Quando si cresce a questa velocità c'è un problema a reperire anche l'input per l'agricoltura biologica e tra questi sementi che siano coltivate biologicamente da poter utilizzare per risegnare i campi dell'agricoltura biologica. Il problema dell'input è una delle cose ovviamente che prima vengono fuori quando si hanno crescite a doppia cifra. Non si trovano le sementi, non si trovano i fertilizzanti e i mezzi tecnici adatti per l'agricoltura biologica, bisogna rivedere il sistema di approvvigionamenti, bisogna creare dei circuiti virtuosi dove non si ha già un circuito chiuso aziendale. Il modello di agricoltura biologica iniziale era quello dell'azienda chiusa, che c'era l'allevamento, che aveva cicli dell'azoto che si vedevano in azienda. Oggi lo sviluppo, queste cifre, ha fatto sì che bisogna chiudere il cerchio a livello comprensoriale, ma questo va organizzato. Va organizzato con sistemi di assistenza tecnica e l'assistenza tecnica è un altro degli input importanti dell'agricoltura biologica, particolarmente scarso per esempio nel nostro paese. Il sistema della ricerca, della didattica. Noi qui siamo in un ateneo che mi auguro si doterà molto presto di un corso per orientare verso l'agricoltura biologica le nostre giovani lingue agronome. Perché? Perché c'è bisogno. Ci sono aziende molto grosse che vorrebbero convertire, che non trovano tecnici in grado di accompagnarli in questo percorso. Persino il professor Salvatore mi parla, posso dirlo, ieri sera diceva io ho un'azienda olivicola in Puglia ma non riesco a trovare un tecnico che mi accompagni nel percorso di conversione. L'azienda è biologica ma non so come convertirla dal punto di vista sia delle carte da fare sia anche delle necessità che può avere un'azienda di questo genere. Quindi è fondamentale che di fronte a crescere di questo genere il not to be sta nel fatto che quando si cresce poi c'è anche la dannazione di chi cresce, la difficoltà di trovare tutto ciò che accompagna la crescita di queste cose. Ed è chiaro che di fronte a queste cose qualche frode qua e là in confronto è il male minore. Il problema è come permettere che un settore economico di questo genere, cioè se la Fiat fosse cresciuta a questi numeri, cresciuta negli anni 60, questi numeri, c'è stato il paese che si è mosso per sostenere quel settore. Noi nell'agricoltura su queste cose ancora, sull'agricoltura, i fondi per l'agricoltura biologica sono inferiori in tutta Italia, in tutta Europa, al vero, reale peso che il settore ha, in tutti i settori, dalla ricerca alle politiche agricole. Quindi noi non siamo accompagnati, il settore non è stato accompagnato, ma siamo stati capaci di accompagnare il settore da tutti i punti di vista e ne ho toccati alcuni. Quindi dietro a questi momenti qua, questi grafici di crescita, noi potremmo dire che bello, ma in realtà dietro a questo ci sono una serie di drammi che potrebbero del resto portare anche a quel problema in cui il settore a un certo punto si ferma e noi siamo stati superati, siamo stati il primo produttore europeo per molti anni, poi la Spagna, la Francia iniziano a competerci, siamo al secondo della produzione, intanto risaliamo le posizioni. Perché? Perché in Francia, soprattutto quando si organizzano, hanno accompagnato il settore, stanno accompagnando in questi ultimi anni il settore molto di più di quanto non stiamo facendo. Quindi l'accompagnamento è fondamentale, le politiche sono fondamentali, ma anche quello che fanno le università. In Germania ci sono cattedre di agricoltura biologica da decenni. In Germania c'è un'università, quella di Kassel, che si occupa solo di agricoltura biologica. È una facoltà di agraria soltanto di agricoltura biologica. In Germania c'è un Bundesprogramm, cioè un programma di finanziamento federale dove alcune tasse vengono date per finanziare progetti di ricerca soltanto per l'agricoltura biologica. Il nostro paese è qualcosa di tanto di usciranno danni, ormai due anni che promettono al Ministero di uscire nuovi danni dal centro di agricoltura biologica, ma si prendono le noccioline. Chi di noi riesce ad accedere ai fondi europei prende qualche briciola, perché anche l'Europa non è che dia tantissimo, altrimenti queste sono cose. Chiaramente dietro a questi grafici di crescita ci sono quindi delle situazioni che sono positive. Guardiamo poi quest'altro dato che parla delle vendite a dettaglio mondiali. Si parla di 80 miliardi di euro su tutto il mondo, dati 2015 sostanzialmente. E vedete come in parte questo mercato, metà sta negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ovviamente con un'iniziale crescita molto limitata. Pensiamo che gli Stati Uniti sono anche il paese che ha un maggior numero di OGM per pensare al contrasto, no? Però è anche il paese dove al momento c'è la maggiore sviluppo delle vendite a
dettaglio di prodotti biologici. Poi c'è la Germania, l'Italia c'è, che stiamo crescendo, negli anni noi eravamo prevalentemente produttori, adesso la domanda interna sta sostenendo la crescita del settore, ci sono molte più persone che sono interessate al biologico. Ormai non c'è più un consumatore che non sappia che cosa sia un prodotto biologico e lo sappia in maniera identificata abbastanza bene, e non c'è più un consumatore che almeno una volta abbia provato un prodotto biologico nella sua vita. Questo parliamo 20 anni fa, non era così, le cose sono cambiate. Quindi vediamo come in questi 80 miliardi di euro in Nord America, di cui prevalentemente negli Stati Uniti ci sono circa 42 milioni, è un fenomeno sicuramente da paesi ricchi, lo sviluppo del mercato, mentre la produzione è un fenomeno mondiale, ma anche dei paesi poveri. E lì nascono anche altre contraddizioni. L'agricoltura biologica, da alcune parti, viene criticata perché ha prezzi più alti, ma prezzi più alti perché ha costi più alti, in alcuni casi anche costi di lavoro, costi per la manodopera più alti, che possono essere sostituiti, perché alcuni mezzi tecnici, come sappiamo, pesticidi e altre forme di utilizzo dei mezzi tecnici non sono consentiti nell'agricoltura biologica, o da manodopera o da meccanizzazione. La meccanizzazione è un doppio, nel nostro paese ovviamente dove la manodopera costa molto si tende a meccanizzare, ma la meccanizzazione, anche qui la ricerca ci deve aiutare, perché passare più volte col trattore per togliere le erbe ha un costo energetico. E lì qualcuno che critica l'agricoltura biologica perché ovviamente usa più combustibili fossili rispetto a magari passare con il glifosato e fare un diserbo molto, molto veloce. Però anche qui dobbiamo capire quali sono le possibilità del nostro paese di sviluppare tecniche agricole, sistemi agroalimentari che sono virtuosi e a costi più basso, ma la maggior parte delle problematiche non sta in un'azienda agricola, ma sta nel sistema alimentare. Di fronte a quelle crescite, questi numeri, o a questa crescita che è quella che è proiettata nei prossimi anni nel mercato USA fino al 2025, quindi vedete ancora stiamo andando verso l'iperuranio, sono negli Stati Uniti che è il 50% del mercato mondiale, questo vuol dire. Chi produrrà questi prodotti? A che prezzo? Chi se li potrà permettere? Allora il sistema agroalimentare non è ancora pronto al biologico, il biologico ha dei passaggi intermedi, noi abbiamo fatto uno studio di filiera con l'Unione Europea, con un gruppo di ricerca insieme ai colleghi europei, per vedere qual era il divario tra il prezzo al produttore e il prezzo al consumatore. Nel biologico la fabbrica è maggiore perché ci sono più passaggi, perché il sistema agroalimentare è meno efficiente, sono più piccoli, da un lato anche di maggiore qualità, perché ci sono i produttori artigianali in mezzo, ci sono i trasformatori artigianali, però questo si paga. E si parla a volte anche delle inefficienze di sistema della logistica. I primi anni noi si produceva del grano che partiva della pasta, delle Marche, pioniera della produzione straordinaria delle Marche del centro Italia, della pasta biologica, qualcuno di queste esperienze storiche, partivano delle Marche, i pacchi di pasta venivano imbustati in Germania, etichettati in Germania e tornavano al nostro paese per essere venduti. Adesso sono passati molti anni non più così. Quindi c'era uno spreco sia logistico ma anche ovviamente questo aumentava il costo. È chiaro che questi aspetti devono, sistemici devono essere presi in considerazione. Ma quando un mercato esce dalla nicchia, perché ormai il biologico è uscito dalla nicchia, queste problematiche, invece soltanto di additarle, bisogna risolvere. E il sistema della ricerca e dell'istruzione dell'università è proprio quello che dovrebbe maggiormente cercare, al di là di additare, come alcuni colleghi fanno, le critiche, no? Modello che ovviamente ha i suoi problemi come tanti altri modelli, di trovare delle soluzioni che siano. Ancora parliamo di nuovo di sementi, ancora il breeding, quindi la genetica, lo sviluppo, il miglioramento genetico delle sementi per l'agricoltura biologica è ancora l'anno zero. Pochissime varietà sono state pensate per sistemi low input, a basso input come l'agricoltura biologica. La maggior parte dei tratti e della ricerca genetica viene fatta per ancora l'agricoltura convenzionale, quindi le sementi che sono i convenzionali e le sementi che si usano nell'agricoltura biologica sono in parte sementi sviluppate con un'ottica convenzionale, coltivate con sistemi biologici, in piccola parte, in gran parte sono sementi convenzionali non conciate, semplicemente perché non si trovano sul mercato, gli agricoltori biologici non riescono a trovare sementi non solo pensate per l'agricoltura biologica, ma anche sementi convenzionali coltivate biologicamente per essere prodotte da seme e certificate da CREA e tutto quanto. Complicatissimo. Quindi sono costretti ad andare in deroga, e questo è possibile ancora per qualche anno,
fino al 2025-30, adesso ci sposteranno avanti, prima hanno detto dobbiamo finire l'anno prossimo, ormai si sta spostando sempre più avanti fino al 2015, ma se no fino al 2030 andremo avanti con sementi di questo tipo, semplicemente perché il sistema, la filiera non è ancora organizzata e soprattutto c'è un grandissimo problema di organizzazione, oltre che di certificazione, perché la certificazione convenzionale di sementi devono essere nel nostro paese e in Europa deve avere una certificazione aggiuntiva oltre a quella biologica, quella delle sementi che comportano il biologico, la patologia, eccetera, non è ovviamente ancora adatta per sostenere i volumi. Molte imprese sementiere che si sono cimentate nell'opera, non conoscendo bene il mercato biologico e anche per il meccanismo delle deroghe, non è riuscita a intervenire consistentemente nel settore. Quindi molte delle problematiche che il biologico ha sono problematiche di tipo, diciamo, legate a ciò che sta dietro il mercato degli input, in cui sicuramente l'elemento organizzativo, l'elemento di quello che il contributo che può dare la politica con decisioni che a volte possono modificare il corso. Decidere di portare la proroga delle sementi biologiche avanti di altri 10 anni è un bene o è un male? È un bene perché al momento ha tolto al settore il problema di popolare sementi, ma è un male perché questo settore non si autorganizzerà. Quindi queste decisioni sono decisioni importanti. Il non avere ancora nel nostro paese un sistema di assistenza tecnica che accompagni le aziende biologiche può essere visto come un bene, perché comunque ci sono una serie di operatori che a fatica vogliono fare questo tipo di attività. Io non voglio rubare molto altro tempo, ci sarebbero diverse cose da dire. Il mercato ci dice che il consumatore è attento, certo, ancora un consumatore ricco, però guardate che noi come organizzazione della ricerca e agricoltura biologica abbiamo la maggior parte dei nostri membri nelle università africane. Abbiamo la maggior parte dei nostri membri in Africa e in Africa. Perché? Perché lì moltissimi ricercatori capiscono che l'agricoltura biologica può essere un'opportunità anche per gli agricoltori di questi continenti, che hanno una fortissima biodiversità, hanno prodotti che ovviamente noi richiediamo, prodotti ovviamente altri prodotti che noi importiamo fortemente, hanno le caratteristiche anche dell'organizzazione del sistema, con la manodopera che costa poco per poter sviluppare questa cosa, ma anche lì c'è un problema di organizzazione, c'è un problema di organizzazione della filiera, c'è un problema di organizzazione dell'assistenza tecnica per spiegare come entrare in un sistema di questo. Quindi in realtà, e questo però chissà, chi opera in agricoltura biologica, l'agricoltore che esce dal circuito della multinazionale che opera in agricoltura biologica, spesso viene pagato. Quindi anche il produttore ha dei costi maggiori, ma in alcuni di questi paesi, soprattutto in via di sviluppo, l'agricoltura biologica è proprio un'opportunità per l'agricoltore, è un'opportunità di riscatto sociale. In Turchia, Rapunzel, che è una grossa azienda tedesca, che ha grossa per il biologico, ma piccolissima azienda tedesca, che ha fatto dei progetti per la produzione di tutta una serie di prodotti, soprattutto frutta secca, nella zona di Smirne, ha organizzato le scuole nei villaggi, cioè lui non ha portato soltanto l'agricoltura biologica, ha portato un'organizzazione sociale, un modello etico di approvvigionamento che altre aziende non ci pensano proprio. Quindi il biologico c'ha ancora, è fortemente basato su una spinta etica che ovviamente verso il mercato deve poi fare conti, che la crescita a questi numeri comporta che bisogna fare tutto con i principi secondari. Ma i principi si mantengono se c'è un accompagnamento. Chiudo appunto dicendo questo, dicendo che sicuramente le sfide che l'agricoltura biologica deve ottenere non è nella contrapposizione ovviamente con l'agricoltura convenzionale, altre forme di agricoltura a basso impatto o seme sul sodo, con altri meccanismi di soluzione dei problemi che sono stati in parte illustrati nel mio paese da fare, ma è un problema di superamento di questa fase in cui l'agricoltura biologica cresce per conto suo, ma le istituzioni sostanzialmente, a parte qualche fondo che già viene contestato molto da alcune parti, non hanno veramente accompagnato il settore verso questa direzione. Grazie. Bene, grazie al professor Zanoni, se vuoi accomodarti qui. Ci sono domande, credo abbiamo sentito cose importanti, interessanti, che hanno chiarito anche alcuni concetti, curiosità. Matteo? Sì, quindi te lo prego, poi il microfono. Io volevo collegare.
proprio il discorso del... Allora, io sono Teodoro Gatti, sono direttore di un centro di ricerca dell'agricoltura e florovivaismo. Volevo collegarmi al discorso delle sementi biologiche. Indubbiamente il discorso del miglioramento genetico per produrre varietà adattate e anche la produzione di sementi in condizioni biologiche è oggi un obiettivo fondamentale da perseguire. Ci sono dei fondi europei allo scopo, però io quello che temo è che vorrei che il mondo biologico, questa richiesta, superasse un po' certe posizioni ideologiche. Perché leggendo i documenti del DIFOA o della Bioverità c'è scritto quali sono le tecnologie di miglioramento genetico ammesse e quali no. E io ho l'impressione che se noi seguiamo esattamente quello che c'è scritto là, dove si impedisce, si vuole impedire, si dice che è preferibile non usare tecnologie oramai vecchie di 100 anni, a partire dai libri di rimane degli ibridi di F1 del 1930, o anche tecnologie che hanno prodotto, consentito di introdurre resistenze alla specie selvatica, embrioresco, eccetera. Io ho temo che l'obiettivo di ottenere sementi biologiche vada molto più in là, al di là dei rinvii delle deroghe al 2030, al 2035 di cui si parla. Sì, questa questione è un tema ancora molto, molto discusso, quello delle nuove tecniche di miglioramento genetico, la cisgenetica, CRISPR, eccetera, anche prima. Beh, anche l'embrioresco, cioè sì. Le cose diciamo che, lontane dalla biologia molecolare. Però diciamo, anche sulla questione delle nuove tecniche di miglioramento genetico c'è stata una posizione del FOAM Europa su questo. Di posizione è ancora molto dibattuto all'interno del settore, cioè nei ricercatori che si occupano di agricoltura biologica il problema è che noi per sviluppare una varietà ci vogliono le insegna 15-20 anni, anche dipende ovviamente dal tipo di varietà. Quindi se oggi iniziassimo tutta una serie di programmi di miglioramento genetico tradizionali ci vorrebbero molti anni per poter poi sviluppare delle varietà adatte al sistema dell'agricoltura biologica. Ci sono ovviamente dei progetti in corso, però c'è chi sostiene che ovviamente forse ci sono dei sistemi che potrebbero in qualche modo mangiare. Su quello degli ibridi ci sono lì due angoli, però è una super nicchia quella che è contro gli ibridi per lo scambio dei semi, la riserva. Però ripeto, il mondo biologico è molto frammentato da questo punto di vista. Ci sono, credo che le vere sfide siano quelle di capire che anche nel mondo del biologico c'è l'agricoltore hobbista e l'agricoltore professionale. L'agricoltore professionale e il sistema agroalimentare professionale si aspetta risposte, ovviamente ci sono dei paletti che nel mondo del biologico esistono, che non ci sono, chiaramente le transgenesi non sono ammissibili e non saranno, credo, ammissibili mai in agricoltura biologica, ma altre tecniche, su molte di queste ci sono dibattiti. Per quello che riguarda il miglioramento genetico convenzionale, a parte alcune frange, generalmente non ci sono ostilità. Va bene, allora noi andiamo avanti perché il tempo corre. Ringraziamo ancora il professor Zanoni e chiamo il professore Loreto con la E. Siamo legati in alcun modo, almeno come parentela. Probabilmente non sono mai state migliorate perché non hanno quei caratteri dell'agricoltura convenzionale.
perché è già, potete capire, anzi non torno indietro sul tempo, perché vi volevo far vedere una cosa interessante, cioè che questo contributo, in realtà io sono il direttore del Dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono 800 ricercatori e mi trovo i ricercatori che sono fortemente a favore del biologico e quelli che sono molto più critici nei confronti del biologico. E mi sono fatto aiutare in questa presentazione da due ricercatori, le faccette le vedete lì, Pro e Contro, esattamente. Quindi io da una parte vedete Mauro Gamboni, che è stato appunto il presidente della rete italiana di ricerca in agricoltura biologica, e dall'altra parte vedete invece Roberto De Fez, che diciamo che è un grande biotecnologo, un esperto, della biotecnologia, è uno dei principali esponenti di una scuola che peraltro proprio qui a Napoli è particolarmente importante. Quindi con il loro contributo cercherò di farvi vedere in maniera un po', diciamo, critica, se volete, ma nel senso buono, quello che si può dire a favore del biologico dal punto di vista della ricerca. Innanzitutto parto con una contestazione, se volete, a proposito del termine biologico. Cioè, per me, e penso per un biologo, un agronomo, tutto è biologico. Cioè, è fondamentalmente sbagliato definire l'agricoltura biologica e contrapporla a un'altra agricoltura. L'agricoltura è tutta biologica. Quindi, molto meglio la definizione che si usa in tutto il resto del mondo di organico, se volete, anche se anche organico avrebbe qualche bel problema. Però organico, contrapposto al convenzionale, lo trovo una cosa leggermente migliore rispetto al biologico, contrapposto a che cosa? Al non biologico, no, perché anche l'agricoltura tradizionale è un'agricoltura fondamentalmente biologica. Oppure spenderò le ultime slide dicendo qualcosa sulla selezione naturale, che avete già sentito parlare, adesso contrapposta al breeding tradizionale o meglio, alle nuove biotecnologie. Allora, questa prima parte posso andare veramente rapidamente perché il collega della FAO ha praticamente centrato già questo argomento, che noi vediamo come un nesso, come vedete, tra la popolazione che cresce, che è il principale driver, il fatto che per sostenere la crescita abbiamo bisogno di sempre più combustibili, quindi vedete a destra la prima slide per ricordare i combustibili. Nel fare questo ovviamente mettiamo in atmosfera una quantità di anidride carbonica sempre superiore e questo è il principale driver dell'aumento delle temperature. E l'aumento delle temperature è staccato rinfondo a questo ciclo. Quindi abbiamo bisogno, e questi sono i dati che abbiamo, di più energia, di più acqua per sostenere la nostra crescita anche per gli civili, non solo per gli agricoli, e di più cibo. I dati variano tantissimo a seconda delle varie stime, ma mi pare che siamo tutti quanti concordi su questo. Quindi abbiamo quattro grosse sfide, la sfida climatica, tutte collegate, la sfida climatica, la sfida energetica, la sfida che riguarda l'uso sostenibile delle risorse naturali e la sfida che riguarda diamo più cibo e cibo migliore alla gente. Quindi come risolvere questo problema? Avete già sentito parlare del fatto che ormai si va verso un uso sostenibile delle risorse che può cercare di risolvere questo problema. Questi sono stati accennati in sfuggita dai precedenti relatori. E sono il centro di quello che adesso definiamo la bioeconomia, ovvero anche nella sua forma, diciamo, più virtuosa, l'economia circolare. Qui sono alcune cose importanti circa la bioeconomia. Noi ne abbiamo fatto una sorta di cavallo di battaglia all'interno del CNR, infatti vedete che la missione del Dipartimento di Biodiritto riguarda appunto lo sviluppo e la valorizzazione della bioeconomia sostenibile, proprio per affrontare quelle grandi sfide che vi arrivate prima, cioè diamo più cibo, troviamo più acqua per fare queste cose, o comunque utilizziamo meglio l'acqua,
e creiamo bioenergia sostituendoci alle energie fossili. Mi piace questa slide, la faccio vedere soltanto un attimo, sotto la parte di destra, dove si dice appunto che in fondo noi stiamo scoprendo un po' l'acqua calda, perché innanzitutto le piante qua, vi faccio vedere a sinistra in alto, prima c'è stata l'economia naturale, poi l'economia fossile, adesso la bioeconomia, ma tutto è stato sempre guidato dalle piante. Infatti, come vedete a destra, prima dell'energia nucleare, prima di tutto il resto, c'è sempre stato il potere delle piante. E ancora oggi stiamo parlando di questo, stiamo parlando del potere delle piante. Ora invece passo a parlare di appunto la contrapposizione organico o convenzionale. E qui vi faccio vedere alcune slide che vi possono guidare un po' nel giudizio, anche se tutto sommato io concordo con il giudizio che è stato dato dagli economisti che mi hanno preceduto. Qui vedete una cosa su cui l'organico è di gran lunga meglio del convenzionale. Qualunque parametro noi prendiamo, effettivamente quando si coltiva in organico abbiamo una fertilità del suolo migliore. Vabbè, quindi c'è più sostanza organica nel suolo, gli acidi umici sono di più, c'è più umificazione, più stoccaggio di carbonio, anche la slide successiva lo fa vedere ancora meglio, che c'è più carbonio che contenuto nel suolo, quindi il suolo ha tra l'altro, il suolo coltivato in organico, una migliore capacità di assorbimento di anidride carbonica e quindi di mitigazione, si è parlato prima di mitigazione della questa slide vi dice appunto che una conversione progressiva del 50% del territorio potrebbe mitigare del 23% le emissioni di gas serra. Quindi è una questione particolarmente importante su cui io penso che non c'è veramente discussione, l'organico è molto meglio del convenzionale. Ci sono altri motivi per cui l'organico sicuramente è meglio. Tant'è che l'avete già sentito, queste sono altre due slide che vi fanno vedere grosso modo la stessa cosa che su cui abbiamo parlato i relatori precedenti, e cioè sicuramente c'è una variazione dei consumi bio che va molto in su soprattutto negli anni recenti, e anche il peso delle aree meteorologiche aumenta, anche se ancora siamo, vedete, a percentuali molto basse in questo caso, dal 3,2 si aumenta al 3,5%, quindi c'è margine sicuramente per. Avete già anche sentito parlare che l'organico costa molto di più e questa slide fa vedere appunto abbastanza recente, se non mi sbaglio è di aprile di quest'anno, e vi fa vedere appunto la variazione e in generale la differenza media tra prodotto convenzionale e prodotto organico è del 50-60% di più del prodotto organico al momento, quindi sicuramente l'organico costa di più anche perché sono di più i costi di produzione, ma questo l'avete già sentito. Quindi attrae, la cosa veramente importante è che questa attrazione dell'organico è soprattutto sentita al sud d'Italia. Guardate in Sicilia quante ditte coltivano in organico, e quindi soprattutto per motivi che secondo me sono ancora oscuri, però c'è questa effettiva polarizzazione dell'organico. Ora vediamo invece tutta una serie di altre cose che sono un po' più controverse. Allora, qua vedete, passo in rassegna tutta una serie di alimenti dove sono stati fatti degli studi tra le caratteristiche nutrizionali di questi alimenti coltivati in organico o in convenzionale. Qua dicono, e vedete come le fragole, la vitamina C, per esempio, che è uguale nel bio e nel non bio. Carote, beta carotene, identico, nel bio e nel non bio, esattamente la stessa cosa. E le mele, analizziamo i polifenoli. Polifenoli, uguali, bio e non bio, non cambia niente. Nei pomodori cosa vogliamo utilizzare? Il licopene, il principale pigmento dei pomodori, uguale. Stessa cosa tra bio e non bio. Questa slide riassume molto bene, questo è un famoso lavoro pubblicato su Nature,
e riassume molto bene quello che avete visto fino adesso e probabilmente insomma è il take home message di tutta la situazione. Se paragoniamo le rese, vedete in alto, probabilmente è meglio il convenzionale di un organico. Se paragoniamo la qualità nutrizionale, probabilmente siamo lì, organico o non organico, non importa. Quello dove l'organico è veramente superiore riguarda tutto il resto in pratica, quindi ridurre per esempio l'esposizione ai pesticidi, consente maggior impiego di lavoro, ha più servizi ecosistemici, abbiamo visto uno, un nuovo assortimento della CO2 per esempio, minimizza l'energia, consente forse di proteggere meglio la biodiversità, quindi c'è tutta una serie di altre cose per cui è veramente importante e può servire per raggiungere alcuni di questi sostenibili davvero mancosi. Certamente non risolve il problema fondamentale che è quello di creare più cibo, probabilmente il cibo e neanche forse creare cibo migliore, però per tutto il resto è sicuramente un'opzione molto valida e molto interessante. Quindi basta che ci capiamo su questo e siamo sicuramente d'accordo. Ora, questa ripete praticamente la stessa cosa che vi ho appena detto e quindi chiama per più, dice, investiamo di più sull'organico perché effettivamente ci sono argomenti per produrre meglio. Questa invece è una ormai vecchia cosa che ho trovato su internet di Dario Bressanini, che faceva un decalogo, diceva, beh, vediamo cosa c'è di vero e di falso dall'agricoltura biologica. E io ho aggiunto un po' di cose in rosso, come vedete. Beh, la prima dice, l'agricoltura biologica non fa uso di pesticidi, è falso, ma vi farò vedere un'altra slide. La seconda è che l'agricoltura biologica deve essere comparabile a quella convenzionale. Dipende, lui dice, in effetti dipende. I prodotti biologici hanno migliori proprietà nutrizionali, lui dice falso, è sulla base di quello che avete visto con Gordo. I prodotti biologici hanno meno residui di pesticidi, è vero, però vediamo la prossima slide. I prodotti biologici sono più sicuri dei convenzionali, è falso. L'agricoltura biologica promuove la biodiversità, è vero. L'agricoltura biologica ha un impatto ambientale minore, dipende, vediamo. I prodotti biologici sono più contaminati, è falso, ma dipende, ora vediamo perché. La produzione biologica in Italia è in continua crescita, qui dice che è falso, ma avete già sentito e io sono d'accordo, è vero, che sta continuando a crescere, meno male. E il decimo punto, l'agricoltura biologica non fa uso di OGM. E su questo siete già andati un po' a toccare questo argomento, io le ultime due slide saranno su questo qui. Allora, la prima slide che vi faccio vedere è recente, 26 settembre, quindi un po' di giorni fa, e già conferma la tossicità del verde rame. Se guardate, dove c'è scritto lì, insostituibile per la viticoltura biologica, nel 2015 queste sostanze sono classificate come candidate alla sostituzione nell'ambito delle regole sui chimici per le caratteristiche di persistenza di appunto di tossicità. E questo è un grosso problema, cioè se cominciamo a dire che anche queste sostanze che sono usate in biologico fanno male, ci troviamo di fronte a un problema veramente, veramente grosso. L'ultima due slide sono invece su quello che avevo promesso all'inizio, cioè selezione naturale, perché solo quella è una selezione che può portare a, per esempio, delle sementi importanti nel biologico, oppure anche utilizziamo il breeding e le nuove biotecnologie, che era quella a cui alludeva Teodoro. E qua vedete questo manifesto, sottoscritto da tantissimamente alla comunità scientifica italiana, per Emergeni, in cui appunto si chiede che queste nuove biotecnologie non siano considerate alla stregua di quello che è stato considerato OGM, transgenico tradizionale e così via. La Corte di Giustizia della Commissione Europea, in una recentissima sentenza anche questa, ha avuto un parere esattamente opposto, se possibile, cioè ha detto, parere peraltro che io personalmente condivido, cioè ha detto, attenzione, è tutto praticamente OGM.
anche tutto quello che è stato fatto con tecnologie e metodi di mutagenesi, per esempio, o altre tecnologie che non siano ovviamente il CRISPR-Cas o il genome editing di cui si parlava prima, ma anche tecnologie, per esempio, di mutazioni, mutagenesi, per dire, quindi di radiomutazioni, cose di questo tipo. Quindi questa è una sentenza fondamentale, perché dice sì, è tutto OGM, a meno che non sia stato praticamente selezionato naturalmente o con un breeding tradizionale. E l'ultima slide, che faccio vedere, è una slide di un articolo fatto da Roberto Lefez, dove vedete come lui interpreta la cosa, un'interpretazione che io condivido. E cioè, vi faccio leggere prima le ultime due sentenze. Lui dice, sì, d'accordo, la copia dell'uso di scienziati perché ha definito OGM le tecnologie raffinate e impercettibili del genome editing, ma per farlo ha scritto una sentenza giuridicamente e scientificamente impeccabile. Tutto quello che l'uomo ha modificato geneticamente è un OGM. La sentenza della Corte non è una brutta sentenza. Spiega quanto sia anacronistica ed abrogata la 18-2001. Spiega che gli OGM non sono una minaccia, ma la base dell'alimentazione di tutto il mondo da due generazioni. E così via. Ma soprattutto vi faccio vedere quello che c'è scritto in alto, lì, dove leggo pure questo. Vi immaginate un produttore di biologico che scopre che tutti i suoi campi sono coltivati in piante che la Corte ha stabilito essere tutte OGM? Per questo è la fondamentale, il fondamentale problema che viene, che pone questa sentenza. Cioè, il grano preso, che è considerato il primo grano italiano e tradizionale e così via, ormai è stato generato per mutazione oraggix. Quindi tecnicamente non verrà mai penalizzato per questo, perché la Corte stessa dice: non stiamo dicendo che tutti quelli che io chiamo OGM non devono essere coltivati. Attenzione, ci sono casi e casi, fa casi e casi. Però dal punto di vista, diciamo, formale, dal punto di vista di quello che veramente si intende dell'agricoltura organica o biologica, questo potrebbe essere un bel problema. Questo è un campo che sicuramente è coltivato biologicamente, a me piace tanto per i colori di altri. Grazie. Allora, abbiamo visto un altro punto di vista, vedete, mi avevo chiesto ai relatori di essere anche provocatori, poi il professore Loreto ha voluto essere e l'ha fatto, quindi vedete, quando poi si va con diciamo, lo strumento della ricerca vengono fuori tante cose che poi in qualche modo riportate nelle definizioni legislative sembrano quasi assurde in certo senso, ma questa diciamo è la realtà. Ovviamente mi consenti, voglio fare subito un piccolo commento sul discorso più pesticidi, meno pesticidi. Il problema secondo me fondamentale è che i nostri prodotti alimentari, diciamo convenzionali, si basano su un principio del limite, cioè io dico, io posso accettare la mia mela che ha avuto 33-34 trattamenti, un limite di quel prodotto a quel livello, e se io sono sotto quel limite la mela è perfettamente palatale, perfettamente utilizzabile, magari faccio analisi e il livello è anche zero, però può essere tra zero e quel limite. Poi c'è la grande distribuzione organizzata, dice io il limite lo abbasso ancora di più, perché se me lo trovano nel supermercato un po' di residuo di pesticidi io vendo un sacco di soldi. Bene. Il problema è quei limiti come sono stati definiti. Quei limiti sono definiti su una base non cronica, su una base acuta, cioè vado a fare, ad assaggiare i topolini o le cavie, quel fitofarmaco, quel residuo, e vedo la reazione che c'ha. Ma nessuno ha uno studio a 20 anni che mi può dire a me che mangio una mela al giorno per togliere il medico di torno dopo 20 anni che io assumo quella sostanza, seppur al di sotto del limite. Che cosa mi succede? Che è impossibile la questione del genere.
primo punto. Secondo punto, i limiti sono definiti peraltro su una persona adulta, una bambina di 7 anni assorbe il doppio ed è sensibile il doppio rispetto a un adulto. Terza questione, quella più importante, non esistono limiti per le combinazioni. Sono stati trovati su alcuni prodotti, uva da tavola per esempio, eccetera, perché capita continuamente, i sistemi di controllo, ce l'ha detto Zanoni, funzionano molto bene, fino a 10 residui diversi. Non esiste un limite dell'interazione di 10 sostanze. Qual è il limite dell'interazione della combinazione? Non lo sa nessuno. Allora il problema è, diciamo, che il biologico ci porta da questo punto di vista verso un contenuto di pesticidi, agrofarmaci, di rodersi che sono, diciamo, classificati anche in base all'effetto a volte ormonale, quindi a piccole quantità che hanno sul nostro organismo, sono classificati in questo modo e quindi la biologia in qualche modo ci porta verso un abbassamento, diciamocelo, allo zero. Per carità, il nostro cibo è assolutamente innocente, non c'è da preoccuparsi, non c'è da fare terrorismo alimentare, però il sistema noi diciamo alimentare oggi della produzione e condizione si basa su questo semplice principio, altrimenti non avremo modo di coltivare un'intera regione come il Trentino, per esempio, con una produzione di miele straordinaria, buonissima, ma estremamente intensiva. E questo senza parlare ovviamente dell'impatto ambientale. Prima sentivo, si diceva il costo è superiore, certo, però in un certo senso, se noi andiamo a pensare, questa è un po' per carità, un po' filosofico, il vero costo del cibo che noi consumiamo, quando io uso un alimento convenzionale e devo utilizzarlo, perché non tutto è nel biologico, quando uso un alimento convenzionale, io, e lo pago di meno, una parte del costo dell'alimento lo sto scaricando sull'ambiente, no? E lo sto scaricando sui miei figli che verranno dopo. Quindi questa è una posizione che ovviamente ci fa capire come, diciamo, noi purtroppo nell'etichetta non conosciamo il vero costo del cibo, che insomma dovrebbe comprendere tutte queste altre cose. Certo, insomma, credo che la cosa interessante sta venendo fuori, che dietro il nostro barattolo di pomodori bio, tra un po' parleremo anche di pomodori bio, c'è molto e c'è tanto, c'è organizzazione, c'è strutturazione, c'è ricerca, c'è anche filosofia di vita e anche filosofia, diciamo, di approccio al problema della produzione. Allora, ci sono domande del professore Loreto? Prego. Volevo chiedere, secondo lei, in un terreno in cui si fa agricoltura biologica, l'impatto agli effetti di tutto, in un terreno in cui si fa agricoltura biologica e in un terreno in cui si fa agricoltura di grandi industrie eccetera eccetera, in cui prima di mettere nuove sementi vengono trattate con diserbanti che poi procura diossine eccetera eccetera e ce le andiamo a prendere successivamente, cosa risponde lei a questo? Vabbè, appunto qui ho cercato di dare un'idea molto così laica e poco schierata della cosa. Io penso che quanto mostrato ci dimostra che sì, io rispondo che tutto sommato in questo momento coltivare organico ha forse più vantaggi che svantaggi. Quindi se fossi un agricoltore considererei seriamente l'idea di coltivare in organico, ma per una questione di resa economica soprattutto. Non credo che il problema possa essere posto in termini di seme sempre trattato oppure seme non trattato. Cioè c'è molta gente che utilizza l'organico, che ovviamente deve rispondere ai criteri dell'organico, ma c'è molta gente che coltiva in convenzionale e non tratta esattamente nella maniera come ha detto lei, in maniera così pervasiva e invasiva, a cominciare dal seme e a finire all'elemento. Quindi insomma diciamo che lei si è posta in una situazione molto estrema, estremizzata delle due cose. Nel mezzo in realtà c'è di tutto, per cui bisogna vedere un po' caso per caso. Prego. Sono, ecco,
questa azienda che chiama sempre Sciarelli e volevo avere una sua risposta perché lui l'ha chiesto. In sostanza, se io ho capito quello che ci avete detto, spero di sì, sotto il profilo delle tese, la resa praticamente è inferiore, i costi sono costi superiori, i vantaggi non so se sono tutti effettivi o prevalentemente di apparenza e di marketing, se c'è un bio diventa un messaggio di marketing piuttosto che un messaggio di sostanza. Come si rendono le aziende? Cioè, secondo lei, le prospettive aziendali della docente quali sono? Allora, io non sono un economista, però questa domanda si collega a quella precedente, secondo me. Ecco, forse per usare la sua terminologia, il marketing è fondamentale in questo momento. Però abbiamo trascurato in questa analisi, e invece non l'ha fatto quel lavoro di Nature, di cui ho mostrato la slide, abbiamo trascurato tutti quegli effetti, quei servizi ecosistemici, chiamiamoli così, che sono difficilmente monetizzabili, ma che in realtà costituiscono un vero e proprio vantaggio dell'organico rispetto al convenzionale. E se noi riuscissimo, e questo è il compito degli economisti, a monetizzare esattamente quanto è vantaggioso per l'intera comunità, per l'intero pianeta, per l'uomo in generale e per l'agricoltore in particolare, che qua mi riferisco anche nel caso della mia domanda, coltivare in biologico e in organico, probabilmente giustificheremo buona parte di questo costo in più. Di fatto, al momento, sono d'accordo con lei che c'è moltissimo marketing sul biologico, cioè il fatto che sostiene il biologico pur avendo costi superiori e il fatto che si vende molto meno. E quindi dal punto di vista economico è importante. Ecco perché vi ho detto prima, se io fossi un agricoltore, una parentesi, considererei molto attentamente e con favore il fatto di passare al biologico. Va bene, grazie. Una battuta così. Ma sulla battuta è che non è che le aziende agricole biologiche ci rimettono. Ovviamente quello che diceva dell'internalizzazione dei costi è una cosa solo parziale, però ci sono dei contributi che vengono dati per chi fa biologico dovrebbero in parte sostenere questo maggiore costo. Però il mercato paga più in molte produzioni di quello che è l'aumento dei costi tenuto conto anche delle cose delle leggi. Quindi questo è un problema delle leggi del mercato, non è che va bene. L'ultima domanda, dietro la signora che ha alzato la mano prima, un attimo solo, professore, la signora, prego, rapidamente la domanda. Ho finito rimasto in mezzo ai docenti che ho avuto sia al suo corso la gara per il secondo. Sono anch'io del mondo economico aziendale, insegno non turistico al Belliero. Diciamo che la visione deve essere anche di sistema, non limitata al breve termine. Io ai miei alunni dico sempre che economia e ecologia sono parenti vicine, e la radice viene dal greco oikos, che significa casa. Quindi questo ce lo dobbiamo ricordare. Se ci mettiamo insieme anche tecnica, forse possiamo pensare a un futuro. Quindi non è solo il discorso della singola azienda, ma dobbiamo ragionare in termini strategici di lungo periodo, quindi la sostenibilità è fondamentalmente legata al futuro del nostro mondo, non solo dell'economia. E quindi è un fatto soprattutto culturale. Al di là del profitto dobbiamo pensare al valore che andiamo a creare, al valore che andiamo a distruggere, alle risorse che andiamo a preservare nell'ambiente e anche a questo. Quindi se questo non cambia, cioè ci arricchiamo nel momento, però poi dopo ci perdiamo nel futuro, che clienti li perdiamo, nel senso che non ci sarà più. Va bene, grazie. Grazie al professor Lorenzo, grazie a tutti. Allora, passiamo alla dottoressa Di Costanzo, che ci porta brevemente il parere dell'impresa. Presenta rapidamente Bio Italia e ci racconta cosa fate da tanti anni in questo campo. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per averci invitato in questa giornata in cui stiamo portando un sacco di spunti interessanti. Ci fa anche piacere sentire tante opinioni favorevoli da noi che siamo un'azienda che a volte non abbiamo sempre questa percezione.
sull'azienda che rappresento. Bioitalia è un'azienda che nasce nel 94 da un gruppo di imprenditori campani che hanno già delle aziende consolidate nel campo dell'agroalimentare e decidono di mettersi insieme per formare qualcosa, per offrire qualcosa di buono, scegliendo la strada del biologico e la strada del biologico, ma con una grande attenzione ai prodotti, simbolo della dieta mediterranea, che è qualcosa che ci ha contraddistinto da sempre. Il biologico perché? Perché volevamo offrire un prodotto sano che non inquinasse l'ambiente per la sua costituzione, quindi attraverso un'agricoltura ecosostenibile e dal sapore autentico. Una piccola premessa, 25 anni fa quando ci siamo introdotti in questo mercato il biologico veniva scelto soltanto per motivi salutistici, quindi non doveva essere per forza buono dal punto di vista del gusto. L'importante è che faceva bene. Per noi era un discorso comunque quasi inaccettabile, perché se un prodotto viene coltivato senza concimi chimici, senza pesticidi, quindi in maniera più sana, non può che non essere più buono rispetto a un prodotto che invece li utilizza. Ed è questo il nostro obiettivo da sempre, unito a quello di cercare di avere un biologico che fosse per tutti. All'epoca, 25 anni fa, il biologico era un mercato di nicchia, molto piccolo, con prezzi anche molto più elevati rispetto a quelli che troviamo oggi. E attraverso la forza nostra, che era la produzione industriale, unita al prodotto biologico, volevamo ottenere un abbassamento dei prezzi e soprattutto l'ingresso nella grande distribuzione, che ci avrebbe permesso di offrire un prodotto biologico a tutti, perché è impensabile che il prodotto biologico sia solo per chi se lo può permettere. Il prodotto biologico dovrebbe essere alla portata di tutti, perché è una scelta, secondo noi, indispensabile. A un certo punto abbiamo deciso però di andare oltre. Perché? Perché volevamo offrire maggiori garanzie al consumatore e soprattutto avevamo bisogno di avere un rapporto con gli agricoltori, con le aziende agricole che ci davano la materia prima in maniera più etica e coordinata. Abbiamo deciso quindi di dotarci della filiera certificata. La filiera certificata ci permette di risolvere un problema oggi che noi riscontriamo nel nostro campo, che è proprio il reperimento della materia prima biologica e italiana. Non è sempre facile, al contrario di quello che si può pensare, recuperare la materia prima. Noi abbiamo trovato questa strada che ci consente di stipulare dei contratti a priori con le aziende agricole, garantendo così dei prezzi minimi agli agricoltori che li incentivano quindi a investire nel biologico. In questo modo noi riusciamo a programmare le nostre produzioni evitando carenze e sprechi. Continuiamo tutto il processo attraverso la scelta anche di un packaging che sia più sostenibile e idoneo a quella della nostra filosofia, e naturalmente poi gestiamo la distribuzione di tutto. Attualmente siamo riusciti ad ottenere la certificazione di filiera sulle nostre tre linee principali, che sono quella dell'olio, della pasta e del pomodoro. L'obiettivo è quella di averla su tutti i prodotti che attualmente facciamo e principalmente ci piacerebbe riuscirla ad avere sulle linee che sono alla base della dieta mediterranea e che fanno anche la maggior parte del core business della nostra azienda, facendo quasi il 60%, e che attualmente non abbiamo ancora ottenuto. A seguire noi siamo molto forti con il pomodoro, la pasta, poi abbiamo i derivati della frutta come confetture, succhi, frullati, l'olio e prodotti come sughi, zuppe e altro. Attualmente il nostro fatturato è principalmente all'estero, con un 70%, siamo presenti soprattutto in Australia, Canada, Nord Europa e Stati Uniti, questo fin dalla nascita, probabilmente perché 25 anni fa in Italia il
biologico, come dicevo, comunque era agli inizi ed è una caratteristica che ci siamo portati dietro poi con il tempo. 3 anni fa abbiamo fatto un altro investimento per noi molto importante, perché ci permette di dimostrare che è possibile consumare biologico dalla colazione alla cena, non rinunciando a nulla e ottenendo prodotti e piatti buonissimi. Abbiamo aperto un ristorante a Milano con l'idea di poterne aprire altri in Italia e nel mondo, con la stessa filosofia del biologico ma di una dieta mediterranea, quindi con la semplicità e la genuinità che caratterizza i nostri prodotti. Vedendo nel vivo dell'argomento di oggi, mi piaceva partire da questa affermazione che è stata poi abbastanza viscerata anche prima, e un terzo della terra del pianeta è gravemente degradato, il suolo fertile si perde a ritmo di 24 miliardi di tonnellate l'anno. Uno dei problemi principali, dei fattori principali di tutto questo è l'agricoltura industriale, intesa come intensificazione dei raccolti, come uso abbondante di prodotti chimici. Oggi, secondo noi, l'unica soluzione a questo appunto non può essere quella di continuare su questa strada, ma può essere il biologico, che oggi rappresenta comunque un'agricoltura sostenibile, con tutte le criticità che prima sono state affrontate, ma ad oggi è la soluzione che sarebbe più utile perseguire. Abbiamo affrontato prima i problemi delle rese, quindi non mi voglio di nuovo ripetere in questo. Voglio però riflettere sull'importanza dei miglioramenti tecnici che potrebbero abbassare appunto la differenza delle rese, che per noi l'azienda sarebbero importantissimi, e ci chiediamo spesso perché la comunità scientifica, se sostiene il biologico, non fa delle ricerche adeguate ad approvare dei miglioramenti tecnici che si potrebbero avere per ottenere maggiori quantità di prodotto. In particolare faccio l'esempio dei legumi, no, di cui ho parlato prima, che per noi sono fondamentali e che abbiamo grossa difficoltà a reperire in Italia, nel campo del biologico quantomeno. Una soluzione che è stata adottata ad esempio in Israele, visto che si parla di legumi che hanno bisogno quindi di terreni irrigui, potrebbe essere quella di avere dei dissalatori, quindi di trovare altre fonti di irrigazione attraverso dei dissalatori per risolvere in parte il problema dell'acqua. Altre ricerche che sono state fatte sul tema che portano sempre allo stesso punto. Il punto per noi interessante, in cui abbiamo creduto fin dall'inizio con diversi progetti, abbiamo portato avanti, è proprio quello dell'educazione alimentare. È vero che servirà più prodotto, ma è anche vero che se ci educhiamo a un'alimentazione corretta, possiamo sicuramente diminuire la quantità di cui abbiamo bisogno, e diminuendo gli sprechi alimentari che attualmente facciamo, che possiamo anche in qualche modo rivedere questo aumento di prezzi che c'è sul biologico. Noi abbiamo sempre lottato, diciamo, su questa tematica, dicendo che è vero, il biologico costa di più, ma è anche vero che io compro molto di più di quello che ho bisogno. Se riesco a gestire meglio, perciò partire dall'educazione alimentare, probabilmente questa differenza di prezzo non sarebbe così forte e così inaccessibile per alcuni. Vantaggi del biologico, secondo noi, riassumendoli, potrebbero essere questi ambientali, salutistici che abbiamo visto prima,
e economici, perché non solo se riusciamo a convertire tutto al biologico si avrebbe questo abbassamento dei prezzi, ma sarebbe anche un'agricoltura più remunerativa per l'azienda agricola, quindi incentiviamo questo settore che secondo noi oggi ha bisogno di questo. Grazie. La versione di chi il biologico ci lavora e lo porta sulle nostre tappe. Ci sono domande per la dottoressa. C'era anche una domanda prima, scusa, se lei la vuole fare, tanti relatori sono qui. Poi sì, in effetti fondamentalmente è Belluso. Io sono Luigi Manzi, sono il responsabile della sezione salute e sviluppo del centro interuniversitario per la sostenibilità che mette insieme diverse università italiane. E ero rimasto colpito, in effetti era una domanda che mi è sfuggita di fare precedentemente, dalla diapositiva che ti ho presentato agli inizi sul Lancet, relativa al fatto che siete arrivati ad un'analisi monocompartimentale, quella dell'agricoltura, partendo da un'analisi che in quella matrice era pluricompartimentale. C'era il discorso dell'energia, c'era il discorso dell'effetto serra. È stato più volte parlato del problema del alimentazione animale che ha più energia, consuma più acqua, determina più. E allora secondo me un punto molto interessante, lo do come spunto di riflessione, come elemento eventualmente di un ulteriore approfondimento soprattutto a livello di farma, sarebbe molto interessante andare a fare un'analisi economica che non sia a livello del compartimento agricoltura, biologico verso non biologico, ma a livello del trasferimento di un sistema alimentare da un sistema animale a quello vegetale, da un sistema di energia da quello combustibile a quello che non è combustibile, a un sistema di salute che è quello della prevenzione e non quello della malattia che è il risultato del colesterolo, il risultato degli inquinanti e così via, in una situazione in cui il punto cardine economico, in termini negativi a livello mondiale, è la spesa farmaceutica. Quindi secondo me, in termini economici, suggerivo di studiare anche questo modello. Va bene, grazie. Brevissimamente, l'agricoltura e l'alimentazione non possono essere analizzate se non in un contesto socio-economico ed ambientale completo, diciamo. E questo vale per tutte le scelte umane, soprattutto in prospettiva a lungo termine. È chiaro che quanto vale il prodotto biologico rispetto a quello prodotto convenzionale dipende anche da quanto l'agricoltura convenzionale scarichi i costi che non vengono monetizzati. Se noi analizziamo l'esternalità ambientale dell'agricoltura convenzionale, probabilmente ci rendiamo conto che il prezzo dei prodotti convenzionali sarebbe in grosso modo analogo a quello dei prodotti biologici. Cioè, questo è per dire, se teniamo conto di tutti i fattori ambientali, di salute, di emissioni di gas a effetto serra, gli impatti che questo ha a lungo termine, io credo che le analisi sono complesse, i modelli collassano se inseriamo, cioè nel senso non si trova una soluzione, però tenendo conto di tutti questi fattori potete prendere il prezzo. Va bene, grazie. Allora, se non ci sono, prego, una brevissima domanda. Sono Enrico Manciano, arrivo del nuovo corso della scienza gastronomica e mediterranea. Volevo fare una domanda appunto per quanto riguarda appunto le aziende organiche e le sementi. Per favorire la nascita o la conversione di aziende locali in organico e biologico, non sarebbe meglio incentivare il recupero di sementi antiche e la ricerca su un uso esclusivo di organismi naturalmente antagonisti a quelli infestanti? La faccio un po' a tutti, nel senso sicuramente sarebbe auspicabile, però ci vuole un sistema alla base di questo. Oggi chi può farlo, chi vuole farlo può fare, ci sono dei prodotti sul mercato, ci vuole un sistema anche di mercato per questo, ma anche una corretta selezione del prodotto corretto. Credo che rientri un po' in quello che ci ha raccontato il professor Zanotti, diciamo, del sistema che manca per sostenere queste tecnologie, ci sono le terre, ci sono il desiderio, la volontà del consumatore è forte, quindi sono tutti gli elementi, manca proprio la strutturazione. Grazie. Piano piano, cioè,
Va bene, allora andiamo avanti. Adesso io volevo chiedere al dottor Linarello, che è riuscito a raggiungerci, che ringrazio perché da lontano, io il presidente della COE, un gruppo cooperativo, avevo annunciato che lui ci racconterà una storia di combinazioni di biologico, territorialmente di terreni confiscati, in realtà parliamo di vittime della 'ndrangheta o della camorra, quindi siamo la filosofia la stessa, una bella storia che si realizza credo in Calabria, giusto? Prego. Grazie. Io sono il presidente del gruppo cooperativo Goel. Il gruppo cooperativo Goel nasce nella Locride 15 anni fa con un obiettivo ambizioso, che è quello di innescare un processo di riscatto di cambiamento in Calabria, partendo dall'evidenza di un sistema in Calabria di produzione di precarietà governato dalla 'ndrangheta che si era alleata con un reticolo di massonerie deviate in Calabria. E attraverso il controllo delle risposte ai bisogni delle persone, in qualche modo usava la precarietà come strumento di governo del territorio. Allora abbiamo deciso di scommettere su una via nuova, che non è solo quella della protesta che ci vuole, che non è solo quella della denuncia che ci vuole, ma è quello di dimostrare che l'etica non è solo giusta ma è efficace. Allora, questo è un concetto fondamentale su cui Goel basa tutte le proprie attività, tutta la propria missione. Goel oggi è un gruppo formato da 12 cooperative sociali, una cooperativa ordinaria, due associazioni di volontariato, una fondazione e 28 aziende, la maggior parte delle quali sono aziende agricole. E il ragionamento da cui siamo partiti è questo: la 'ndrangheta all'interno di un territorio si legittima con un ragionamento molto basico, essenziale. Loro dicono: è vero, siamo brutti, siamo cattivi, ma siamo gli unici che sostengono l'economia, quella poca economia del territorio. Allora, rispetto a questo, noi ci siamo detti: noi dobbiamo riuscire a dimostrare che non solo loro sono, come effettivamente sono state, la rovina della Calabria, ma sono anche fallimentari a se stessi. E per dimostrarlo era necessario dimostrare che l'etica, il sistema di valori che noi raccogliamo con la parola etica, non è solo una bella cosa su cui tutti siamo d'accordo, non è solo giusto su cui tutti siamo d'accordo, ma funziona bene. E non c'è soprattutto, e qui cominciamo ad agganciare al tema del biologico, non c'è contraddizione tra una cosa giusta e buona e una cosa conveniente economicamente e che in qualche modo produce ricchezza ed economia all'interno del territorio. Allora, questo abbiamo cominciato a dimostrarlo in diversi settori, non solo nell'ambito dei servizi sociali, che sono l'ambito tipico delle cooperative sociali. Noi abbiamo servizi di aiuto ai minori e alle famiglie in difficoltà, abbiamo servizi di accoglienza ai richiedenti asilo politico, abbiamo attività di cura per persone con disturbi mentali, ma anche in attività che vanno sul mercato privato. In quali settori? Negli ambiti ovviamente strategici per il nostro territorio: turismo, agroalimentare e artigianato. Quindi nell'ambito turistico abbiamo messo su un tour operator, i viaggi del governo, specializzato in turismo responsabile, con l'idea che la nostra Calabria possa diventare un grande distretto di turismo responsabile, invece che inseguire modelli turistici assolutamente alieni dalla storia e dalla tradizione del nostro popolo. Abbiamo recuperato l'antica tradizione dei tessuti col telaio di legno a mano, che è una tradizione fiorente anche in questi territori, e abbiamo dato una nuova linfa a questo artigianato, facendone il primo marchio di alta moda etica in Italia. Cangiari, che ha un showroom a Milano, che partecipa alle settimane della moda,
e che è il primo marchio di Fascialte in Italia a usare solo ed esclusivamente materiali, fibre, filati, tessuti, certificati biologici. E qui ci agganciamo perché il biologico è uno dei temi che dirò adesso, non è solo agroalimentare, il biologico è anche molto altro. Non dimentichiamo che la pelle è l'organo che assorbe di più dopo lo stomaco e le varie patologie oggi allergiche che colpiscono la pelle hanno molto a che fare con i veleni che indossiamo quotidianamente ogni giorno. Accanto a tutto ciò la storia invece agricola, che è quella su cui mi concentro, che è la storia di Goelbio. Goelbio, che è il nostro marchio agroalimentare biologico, nasce dalla richiesta di aiuto di alcune aziende agricole, di alcuni agricoltori calabresi che venivano continuamente aggrediti dalla 'ndrangheta. Pascolo abusivo nei campi coltivati, incendi, danneggiamenti, furti, sabotaggi, tutto con lo scopo di portare poi l'agricoltore a chiedere protezione al capobastone locale. Allora noi abbiamo pensato di raccogliere in una classica cooperativa di conferimento agricolo tutte queste aziende agricole vittime di 'ndrangheta, molte delle quali peraltro erano biologiche, per cui è stato quasi naturale per noi pensare poi di farne un marchio biologico, Goelbio, che non era solo il marchio del biologico, ma era, volevamo farlo diventare il marchio degli agricoltori che dicono no, perché ovviamente questi venivano continuamente colpiti perché non andavano a chiedere protezione al capobastone. Una idea ci ha sempre guidati, che è quella che dicevo prima, che l'etica bisogna dimostrare che non è solo giusta ma efficace. Invece è esattamente quello che succede al contrario nel nostro territorio. Un'azienda che dice no alla mafia spesso non solo si assume i rischi di dire no, ma spesso fallisce economicamente. E allora noi ci siamo detti no, questa cosa non va assolutamente bene. Un'azienda che dice no alla 'ndrangheta, che fa la cosa giusta, deve guadagnare di più, non guadagnare di meno. E allora siamo andati a vedere cosa accadeva nella filiera agricola. Abbiamo trovato un disastro totale, assoluto. Le arance, che come sapete l'agrumicoltura e l'agricoltura sono gli assi principali dell'agricoltura calabrese, le arance nel nostro territorio arrivano ad essere pagate 5 centesimi al chilo. Pensate con 5 centesimi al chilo come può essere sostenibile un'azienda agricola. Ovvio che poi si innescano anche meccanismi di caporalato, di sfruttamento, di schiavitù nei campi. Allora abbiamo detto non va bene, ricostruiamo tutto da zero, piuttosto che riformarlo, rifondiamolo. Abbiamo ricostruito la filiera, ci siamo dotati di un modello organizzativo efficiente, che adesso non sto qui a raccontare, ma se poi volete lo approfondiamo. Abbiamo saltato tutti gli intermediari commerciali, ci siamo dotati di una nostra struttura distributiva, quindi niente intermediari, niente grossisti, come diceva prima la collega che era intervenuta. E insomma, alla fine di questa operazione, oggi i nostri agricoltori, che sono gli agricoltori che hanno detto no alla 'ndrangheta, ricevono per le arance 40 centesimi al chilo. 40 centesimi al chilo non è solo 8 volte 5 centesimi, è il prezzo più alto pagato per le arance nel territorio. A fronte di questo capite come si ribalta la logica, cioè l'azienda che ha detto no alla 'ndrangheta oggi prende il prezzo più alto per le arance. L'etica comincia a diventare efficace. Accanto a questo abbiamo detto vabbè, ma tutta la filiera deve essere etica. Una delle cose che noi dobbiamo comprendere sempre di più è l'approccio olistico dell'etica. Cioè io vedo troppo spesso parlare di sostenibilità ambientale senza parlare di sostenibilità sociale. Non funzionano questi modelli a compartimenti stanti. Oggi bisogna andare a capire che tutto deve essere etico a 360 gradi, non solo l'impatto ambientale o l'impatto anche salutistico della produzione. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto ai nostri, vabbè, con 40 centesimi al chilo non ci sono più scuse,
per non pagare gli operai per bene. Quindi ci siamo dotati con i produttori stessi di un sistema di autocontrollo che oggi è diventato così oggettivo che noi stiamo terziarizzando, facendolo diventare una vera e propria certificazione affidata a un organismo terzo esterno, dove per esempio, per farvi un'idea, la pubblicità, cioè noi abbiamo escluso S8000, quella roba lì, abbiamo detto andiamo al solo, visita a sorpresa nei campi, se becchiamo un operaio in nero, immediata espulsione dall'azienda, contrattualmente per danno d'immagine, multa di 10.000 euro per danno d'immagine per ogni operaio nero trovato nei campi e deferimento all'ispettorato del lavoro. Il problema del caporalato e del lavoro nero è scomparso nei nostri campi, completamente risolto. Accanto a questo ci siamo anche dotati di uno strumento di assistenza e di difesa dei nostri agricoltori. C'è una rete anche in tutta Italia per cui ogni volta che uno dei nostri agricoltori viene colpito, noi scateniamo il finimondo in tutta Italia. I riflettori puntati su quell'aggressione fanno desistere l'andrangheta. Ultimamente abbiamo pensato anche dei metodi innovativi, tipo per esempio abbiamo deciso che ad ogni aggressione che le nostre aziende ricevono noi organizziamo una festa dove mobilitiamo tutta la comunità, l'abbiamo chiamata festa della ripartenza, e attraverso questa mobilitazione generale della comunità creiamo un cordone di solidarietà attorno alla vittima che fa in modo che dopo la festa, dopo questa mobilitazione, l'azienda è quasi meglio di prima. E lo facciamo vedere ai mafiosi, tant'è vero che i mafiosi non sanno più che fare, perché ogni volta che ci colpiscono ci aiutano. E questa situazione qui sta innescando un meccanismo virtuoso per cui da un anno e mezzo noi ricevevamo 2-3 attentati all'anno per questo nostro atteggiamento deciso di cambiamento nel territorio, e da un anno e mezzo che non ci colpiscono. Accanto a questo abbiamo detto l'etica, come vi dicevo prima, deve essere comunque estesa a 360 gradi, quindi economia circolare. Dalle arance una parte va a finire come arancia da tavola, frutta fresca. Noi distribuiamo su Natura Sì, distribuiamo su Italy, distribuiamo su Coop Svizzera e ci stiamo allargando sempre di più. Un'altra parte non va bene perché è piccola, perché ha dei difetti organolettici, ma che dal punto di vista del sapore non cambiano nulla. Quindi abbiamo costruito il primo centro di spremitura degli agrumi esclusivamente bio in Calabria, perché coloro che producono agrumi hanno piccole quantità biologiche, non riescono a spremere, perché la spremitura convenzionale deve lavare tutta la linea per poter fare il biologico e quindi non gli conviene per piccoli quantitativi. E allora abbiamo offerto per noi e per gli altri uno strumento e produrremo succhi bio. I succhi di agrumi bio, se tu mandi a spremere 100 kg di arance, ti escono fuori 35 kg di succo. La rimanente parte è un residuo che va smaltito in modo speciale, che si chiama pastazzo. Perché va smaltito in modo speciale? Perché c'è buccia e nella buccia ci sono gli oli essenziali. Gli oli essenziali sono super naturali, tuttavia, essendo antibatterici, antimicotici, bloccano il processo di fermentazione. Allora estraiamo gli oli essenziali, così il pastazzo può diventare alimento per il bestiame o compost nei campi, oppure stiamo studiando anche altre applicazioni. Nella piana di Gioia Tauro, conoscete tutti, ci sono delle foreste di olivi gigantesche, bellissime da vedere, ma spesso bisogna aspettare che le olive cadano per raccoglierle, è difficile riuscire a tirare giù prima, e l'olio a volte esce vergine e non extravergine. Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo visto che quell'acidità in più ha degli effetti interessanti per la pelle. Olio vergine di oliva, olio essenziale di agrumi, bioecodermocosmesi. Abbiamo costruito uno stabilimento di bioecodermocosmesi e adesso abbiamo fatto un accordo con Yamamai e la linea oliva di cosmetici di Yamamai attualmente in negozio da questa settimana.
settimana, abbiamo lanciato il comunicato stampa l'altro giorno, è firmata Bio Cosmetical, che è il marchio di bioecodermocosmesi del gruppo Goerno. E da tutta questa attività, quindi, oppure per dire l'economia circolare, abbiamo 180 ettari di agrumeti, potiamo gli alberi, ci sono tante foglie, le foglie le mandiamo a distillare nei distillatori a corrente di vapore, facciamo degli oli essenziali, le foglie esauste, compost, i rami per le pizzerie, per delle buone pizze con legna biologica nel territorio. Questo per dire che uno dei concetti che noi dobbiamo interiorizzare molto bene è che tutto ciò che è valore, che fa bene al bene comune, che fa bene all'ecosistema, produce ricchezza. Se non lo fa, è solo per un nostro limite di innovazione e di ricerca. Ma non c'è assolutamente contraddizione tra i valori, tra la solidarietà, tra l'inclusione, tra il rispetto dell'ambiente e la ricchezza che viene prodotta. L'aspetto del biologico, e qui aggiungo alcune cose, un po' sono perplesso sull'idea che il biologico non sia poi così tanto più sano rispetto al non biologico, ma per una, io non conosco le ricerche, però ho un approccio molto empirico. Siccome abbiamo un sistema di controllo interno delle contaminazioni, oltre a quello di legge, oltre a quello dei nostri clienti, mi arrivano in mano le analisi multiresiduali, con centinaia e centinaia di sostanze chimiche che devono essere a zero, pressoché a zero. E lì dentro c'è l'inferno. E allora mi chiedo se tutta quella lista enorme di multiresiduale, se effettivamente mentre la mangio non mi faccia qualcosa, o se li dubbi, insomma, da questo punto di vista. Ma al di là di questo, il punto fondamentale è l'approccio complessivo anche dell'agricoltura. Noi dobbiamo entrare nella logica di idee che l'agricoltura non è solo roba da mangiare e il biologico non è solo roba da mangiare. Nell'ambito della cosmesi, per esempio, io vi dicevo prima, la pelle è uno degli organi trascurati, mentre su ciò che mangiamo si è sviluppata una cultura, su quello che mettiamo sulla nostra pelle invece non si è sviluppata. E non parlo solo dell'abbigliamento biologico, per esempio parlo della cosmesi. Noi mettiamo delle sostanze chimiche sulla nostra pelle, accuratamente spalmate e strofinate ogni giorno, alcune delle quali sono terribili. E da poco le prime ricerche su, per esempio, i deodoranti con le sostanze derivate dall'alluminio, con tutti i danni enormi rispetto all'Alzheimer, rispetto ai tumori femminili, che per esempio sono stati provocati. Allora, rispetto a questo, c'è un blogger su internet che si chiama Sai cosa ti spalmi, no? Per dire, sei consapevole, no, di cosa ti metti addosso. Allora, anche su questo noi dobbiamo cominciare a creare una cultura. Per esempio, oggi una regolamentazione del biologico nella cosmetica a livello europeo non esiste. Ci sono certificazioni volontarie, più o meno serie, ma è uno dei fattori di rischio gravissimo. Assieme a questo, dicevamo anche le fibre che indossiamo quotidianamente, che subiscono non sono solo le fibre sintetiche in sé, ma i cosiddetti fili saggi, cioè quei trattamenti chimici post-tessitura, che in qualche modo rendono un tessuto lucido, fermo, stirato e tutti quegli effetti così belli di moda che non andiamo più a vedere e che in qualche modo sono terribili, devastanti spesso per la salute di chi li indossa, oltre alle polveri che vengono in qualche modo sollevate dallo strofinio continuo dei vestiti che noi ci respiriamo insieme alle altre sostanze inquinanti. Quindi io credo che questa cultura di ciò che il consumatore indossa, di ciò che il consumatore si mette addosso nei cosmetici, di ciò che il consumatore mangia, debba essere sempre più incentivata e davvero grazie a momenti come questi noi possiamo prendere consapevolezza di quanto sia fondamentale e importante. Ma aggiungo, sempre nella logica che l'etica
è efficace, non è solo giusta, e aiuta lo sviluppo, in tutto ciò c'è una via maestra di sviluppo per il nostro Sud. Le nostre regioni in tutto questo possono trovare un loro specifico ambito di sviluppo, peraltro straordinariamente compatibile con altri ambiti, perché l'agricoltura biologica, oltre all'ecosistema, alla salute, sono convinto, di chi consuma, alle emissioni atmosferiche, ma è compatibile col turismo, perché è un ambiente di agricoltura biologica, è un ambiente che è perfettamente compatibile con uno sviluppo turistico e con uno sviluppo turistico ecologico che oggi si sta facendo sempre più strada, che non è accessibile a tutti e che ancora il nostro Sud in qualche modo può avere un suo vantaggio competitivo. Quindi, ecco, abbracciamo questa complessità, l'etica, il trattamento dei lavoratori, l'integrazione sociale, noi integriamo anche persone svantaggiate nel processo lavorativo che diventano dei costi minori nei servizi sociali, nel pubblico, nel welfare, la salute di noi consumatori, la salute dell'ecosistema, la compatibilità con lo sviluppo locale. Grazie. Di che cosa si può fare, cosa vuol dire poi realmente il biologico. Ci sono domande per il dottor Iranello. Io solo un appunto volevo fare, sì, professor Zigaretti, subito io la parola, volevo io dirti qualcosa. Allora, io ovviamente noi condividiamo tutto quello che state facendo, è straordinario, ci fa molto piacere se riuscite a essere qui con noi. Volevo solo, ecco, per trovare il pelo nel nuovo, essere attento nel messaggio che diamo. Quando noi parliamo ovviamente di problemi, di sostanze contenuti nei vestiti, eccetera, non ci scordiamo, noi siamo chimiche, tutto è chimica, quindi non neanche di passare qua, come dire, il messaggio che tutto quello che è chimico è sbagliato. Sembra una banalità, ma purtroppo è quello che la gente poi ascolta. Prima di definire una sostanza estremamente pericolosa, questa va sicuramente esagiata. È vero che oggi ci sono delle aree grigie sul quale va accesa la luce, che quella della cosmesi, sicuramente è così, si sentono tanti prodotti bio oggi anche nella cosmesi, ancora una volta assaggiati in maniera, diciamo, acuta, non da applicazione cronica, quotidiana, insomma. È un'area sulla quale ci possiamo estendere e che sicuramente siamo tutti convinti va collegata al discorso dell'alimentazione. L'alimentazione diventa sempre il driver di queste, no? di queste iniziative. C'era una domanda, prego, poi sì. Sì, no, volevo solo confermare, cioè benissimo, ovviamente anche la natura. Chi comunque dice il contrario è semplicemente ignoto, però oggi noi dobbiamo prendere consapevolezza che siamo all'anno zero su alcuni anni. Io sfido chiunque a dirmi quella giacca che indossa con quali sostanze è stato fatto il finissaggio. Io su un prodotto alimentare vedo gli ingredienti. Certo. Non ho il metodo di preparazione, già questo è un problema. Bravo. Però vedo gli ingredienti. Qual è stata la sostanza usata per lisciare questa fibra? Boh, non lo so. Io per valutare se è tossica devo sapere. Ma ti dico di più, però se prendi una bottiglia di vino non vedi gli ingredienti, attenzione. Leggi solo, ci sono, quindi anche sulla alimentare ancora ci sono delle. Assolutamente, è un problema molto serio. Che lì non è, per esempio, non è richiesta, perché abbiamo dei grandi. Allora, la professore Zigaretti, prego. No, volevo e poi aggiungere che per quanto riguarda i tessuti, ricordiamo tutti i giovani che nelle discoteche sono bruciati, erano tessuti sintetici, la lana non brucia, l'abbiamo abbandonata. Il patrimonio urbano sta diminuendo molto, della lana non sappiamo che fare, eppure la lana è fondamentale, la lana non crea altro.
Va bene, ci sono altre domande? Va bene, allora andiamo avanti, ci abbiamo una conclusione. Prima del dolce però, Alfonso, io cederei la parola per poi venire un altro Alfonso, altrettanto importante che abbiamo la sorpresa, veramente è una sorpresa, ringraziamo dell'onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, quindi chiudiamo due Alfonsi di altissimo livello, non ve lo sto a presentare, però il Ministro, ma che insomma è anche uno dei responsabili, siamo cioè un responsabile di un riconoscimento importantissimo, quello ovviamente dell'arte del pizzaiolo, e che è diciamo, un amico e vicino a tutta l'attività di questo dipartimento, anche la Federico II sta facendo sulla pavimenta. Alfonso, se vuoi farci un saluto. Piacere di ascoltare almeno una parte degli interventi, tra cui l'ultimo sulla Calabria, che mi ha fatto particolarmente piacere, sono un fautore all'Università di Arcavata. Io insegno da 10 anni a Milano Bicocca alla laurea magistrale in turismo, territorio e sviluppo locale, insegno di turismo sostenibile. A Tor Vergata la stessa cosa da 7 anni. E adesso invece mi hanno incastrato in scienze gastronomiche del Mediterraneo, perché ho lasciato che c'era Alfonso Iaccarì e tutti quanti, cioè non devo dire di no. E quindi penso, non so se quest'anno, l'anno prossimo faremo una seminaria, qualcosa faremo anche qui sul turismo enogastronomico sostenibile. E ad Arcavata, che sia dalla Calabria a Cosenza, io lanciai la proposta di dire che dovevamo fare un progetto Calabria Slow, perché la tesi mia è che tanto è inutile imbarcarsi in cose fantascientifiche per rendere veloci cose che in Calabria vanno lente e andranno lente. Valorizziamo in positivo, ho detto, quelle che sono le identità territoriali della Calabria. Non facciamo di queste, ovviamente alcune cose devono andare più veloci, che nessuno mica che miglioriamo i treni, miglioriamo alcune strutture, però non pensiamo che il turismo comunque sia uguale, ovviamente deve adattarsi alle territorialità. Quindi vedere che siete affezionati anche dei viaggi, diciamo, dei bioviaggi, diciamo così, è una cosa interessante perché è lo sviluppo che dobbiamo realizzare. Io sono contento perché ho seguito le vicende del biologico da tanto tempo da poter essere soddisfatto di vedere, per esempio, che l'azienda che hanno prima presentato ha un export importante, anche se io credo che vada sviluppato sempre più anche il mercato interno, perché è una vecchia storia questa italiana che noi vorremmo mangiare bene per noi, non è che dobbiamo solo esportare. È anche vero che la storia del biologico è stata una storia notevole. Io, diciamo, avendo fondato i Verdi e avendo corso il biologico fin dall'inizio come la scelta dell'agricoltore, dagli anni 80 che poniamo il tema del vino, e facevo un referendum contro i pesticidi in questo paese. Poi un referendum all'epoca mal combinato con quello sulla caccia provocò il primo fenomeno, diciamo, di astensionismo organizzato dai cacciatori a cui aderirono in alcuna parte del mondo agricolo, perché il mondo agricolo dell'epoca non era filo bio, non che lo sia tutto adesso, però sicuramente oggi abbiamo importanti realtà che sono a favore del biologico in questo paese. E dal 96, da quando fui presidente della Commissione Agricoltura della Camera, io da allora, ma ancora oggi non esiste, chiesi ai biologici di avere un lobbista del biologico fuori alla porta della Commissione Agricoltura della Camera. Ancora non c'è. La simpatica signora che era responsabile di Agrofarma, quindi dei pesticidi di Confindustria e Big Pharma o Micro Pharma, stava sempre fuori la porta, educatissima, simpatica. Poi c'era pure quello dei cacciatori che mi davano una volta all'anno un libro di Anna Cacciatrice per convincermi a diventare filocaccio, con Tassone, non c'è più uscito. Ma il lobbista dei pesticidi o fitofarmaci, se vogliamo essere più affettuosi, ma in inglese si dice pesticide, quindi non è che noi lo offendiamo, c'è sempre stato. Il biologico già nel 96, 98, 99 aveva un importante ambito di uso, quindi non è che erano, sfigati, se la potevano permettere un Cristo pagato all'epoca per 2 milioni al mese, non è che chissà quanto si dovesse pagare, per fare un lobbista del biologico, ma non c'era. Poi hanno avuto la fortuna che io ero il lobbista, perché è vero che in teoria chi è eletto
come dire, nell'estinzione dovrebbe essere lui la lobby buona. Però poiché il biologico non è solo una cosa buona, ma anche un comparto economico rilevante, a volte non ha consapevolezza di essere un comparto economico. Questo è come fosse un'associazione di volontariato. Non lo è anche un pezzo dell'economia nazionale. E non ha consapevolezza di questa, a tutt'oggi non ha una capacità lobbistica, nel senso sano della parola, all'interno delle istituzioni. Mentre tutti i settori dei pesticidi, big pharma, micro pharma, OGM e i tonni hanno una costante attività lobbistica. Ecco perché, al di là della fantasia, ci vuole l'azione. Ora, ripeto, io ho fatto e continuo a fare il lobbista del biologico, a gratis, però, perché credo che quello si fanno per la gratis. E noi, per esempio, io siete invitati a Roma il 5 di venerdì 5, ci sarà questo mercato, questo villaggio di campagna amica al Circo Massimo. Io presiedo da un annetto il comitato scientifico di campagna amica, che è il versante, diciamo, più tra virgolette positivo della campagna Coldiretti, perché sono biologico, ovviamente, in realtà si rende la Coldiretti, ma varie cose. Bene, sono riuscito a far fare il primo atlante della biodiversità contadina. Siamo riusciti a fare una selezione, coinvolgendo Carlo Petrini, coinvolgendo Orto Food, coinvolgendo molte realtà del territorio, per selezionare quanto nelle aziende agricole ci sia anche preservazione della biodiversità, quanto ci sia un elemento olistico in cui la biodiversità naturale è preservata anche grazie al fatto che gli agricoltori facciano tutela della biodiversità. È chiaro che gli biologici ci sono quelli che non possono fare. Non è che una realtà che usa i pesticidi può fare tutela della biodiversità. Quindi ci sarà il primo atlante della biodiversità contadina con l'obiettivo di creare anche dei sistemi che possano sostenere anche economicamente, perché non bisogna dire che non servono anche incentivi, possono essere incentivi fiscali, possono essere facilitazioni. Io ricordo che nel 2000-2001 finanziario quell'epoca io inserì da ministro dell'agricoltura la tassa sui pesticidi. Il paradosso è che quella tassa piccola doveva essere destinata al biologico. Poi il ministero del tesoro ha sempre incassato la tassa sui pesticidi, quindi è rimasta la tassa, ma solo per un breve periodo è stata destinata alla ricerca e all'investimento sul biologico. Per esempio, la mancanza di avere, come dico, una lobby che si occupi di sostenere le cause del biologico impedisce a tutt'oggi di utilizzare, cioè io, i nemici me li sono fatti perché la tassa gliela abbiamo messa sui pesticidi, però poi, come al solito, il vantaggio che si poteva dare al biologico c'è solo quando c'è un'attenzione per sostenere queste cose. Ecco, io credo che il lavoro, e sono contento che sia di Agraria, che Matteo sta facendo questa, cioè vedere questa iniziativa di oggi sul biologico, questa università, interessante, importante, sentire addirittura che si parla finalmente del bio anche per quanto riguarda i vestiti o la cosmesi, è un evento ancora più importante, è vero, non c'è nessuna etichettatura, poi è chiaro che mancano tante cose sulle etichette, però sicuramente si sta sviluppando un'attenzione che cresce. Il tema di quanto incida sulla salute nostra, il tema dei suicidi, è molto forte. Io ero a una conferenza sull'emergenza cancro con i maggiori tecnici a Roma, e tutto il tema dell'impatto dei pesticidi anche sulla fase prenatale e quanto questo incida negli imprinti e nei neonati è un tema devastante dal punto di vista dell'importanza. Quindi chiudo dicendo che auguri a tutte le iniziative che questa facoltà vorrà fare, perché è chiaro che il nostro progetto deve essere diventare 100% biologico. Poi quando però l'obiettivo dovrebbe essere quello, e deve essere un obiettivo, come dire, dichiarato, chiaro. Poi ovviamente sappiamo che non è che è come l'obiettivo alla pace nel mondo, perché dobbiamo dire che non vogliamo eliminare le guerre? Vogliamo eliminarle quando ci riusciamo, almeno cerchiamo di andare nella direzione giusta. Allora, ampliare e rafforzare il bio è sicuramente una cosa buona, e credo che il corso di laurea in scienze gastronomiche del Mediterraneo avrà sicuramente darà anche una spinta alla cucina biologica identitaria e a chi come Alfonso Iaccarino si fa l'orto e ovviamente lo fa bio e fa anche presidio di una zona importante. Grazie. Grazie. Grazie.
importante per chi mi saluto, insomma, è anche la distanza di un esperto, è quello che ha vissuto la rivoluzione del biologico. Allora, adesso siamo all'intervento finale, dove parliamo del connubio di tra bio e alta gastronomia, o cucina, diciamo, di casa. Ovviamente la domanda di tutti è: ma poi il piatto fatto con i prodotti biologici ha un altro sapore o no? Ma non è questa la vera domanda, vero Alfonso? Buongiorno a tutti. A parlare dopo tutti questi relatori importantissimi, io che non sono un cattedrale potrei avere qualche difficoltà, però l'esperienza di vita aver visitato 92 paesi differenti, dove sono andato per lavoro, per curiosità, mi hanno fatto crescere e mi hanno maturato. Oggi qual è il tema? Oddio, bio o non bio? Va bene, io sono apertamente schierato per il bio, perché sono da tanti anni, saranno forse più di 20-25 anni, che mi interesso in maniera più, do più tempo all'agricoltura, alla mia azienda agricola, ho degli esempi giornalieri che mi fanno credere e capire del bio. Uno, se consideriamo anche per l'ambiente cosa significa bio o meno, basta per allevare un chilogrammo di carne di manzo, si consumano le stesse energie del pianeta di un campo di 10.000 metri quadrati coltivato a fagioli. Qual è la differenza? Che con un chilo di carne possono mangiare 5 persone, 6 persone, e con un ettaro coltivato a fagioli possiamo sfamare un villaggio. E questa è la realtà del mondo. Poi, in cucina, come Matteo mi diceva, sono più saporiti o meno. Sicuramente perché? Perché il bio ha un'importanza fondamentale. Innanzitutto, non fa parte di quella catena di distribuzione che è super organizzata, per cui noi purtroppo, basta che andiamo da Roma in su, non riusciamo a mangiare più un frutto saporito, perché la catena di distribuzione è micidiale. I bambini non mangiano frutta, perché la frutta è cattiva, perché la frutta viene venduta acerba. Io a volte vivo con giovani di tutto il mondo, i ragazzi di oggi non mangiano la banana matura, per farvi un esempio, ma mangiano la banana acerba. È disastroso. Che sapore c'ha una banana acerba? È quasi un legno. Questa è la realtà. Per cui, quando noi daremo alla gente il piacere di poter mangiare, se è possibile, ma non si farà, perché sarà inevitabile, una pesca appena raccolta, una mela della mia amica, delle tore, appena raccolta, solo il profumo. Ma forse voi state dimenticando i profumi e i sapori delle case di una volta. Quando era d'inverno, si entrava in una casa, la prima cosa che ti colpiva era il profumo della frutta che era stata messa da parte per mangiarla giornalieramente quando maturava. Queste cose erano mele, vere, io ho dei ricordi bellissimi. Vabbè, sotto gli aspetti salutistici, vabbè, io quando ho iniziato la mia storia, questo viene dalla scienza, quando arrivavo il cliente al ristorante era molto semplice farli ordinare. Si andava lì, presentava il menù e allora sceglieva quello che aveva una migliore alimento. Oggi è un problema, oggi c'è tutta una organizzazione scientifica, perché oggi il primo problema, su 100 clienti che noi abbiamo giornalmente, abbiamo minimo 20 persone che sono allergiche, provenienti da paesi più ricchi del mondo. Ciò che significa? Abbiamo sconvolto l'alimentazione, perché noi vogliamo fare gli americani anche alimentandoci noi, quando noi siamo stati mediterranei. Cioè vediamo questa obesità crescente nei giovani, ma voi guardate un pochino i bambini come camminano oggi e come camminavano i bambini come me. È un disastro, non c'hanno appoggio, sono obesi, perché prima noi mangiavamo in maniera diversa. Allora è arrivata la carne con gli ormoni, gli estrogeni e gli antibiotici. Allora io vi dico che per crescere un pollo ci vuole un anno, un pollo secco. Quando la gallina lo mette a covare,
e quando si sviluppa e si fa, per essere un buon adulto da mangiare ci vuole un anno. Mentre in agricoltura industrializzata, nell'allevamento industrializzato, in 40 giorni ti fanno i polli di 3 kg. Allora io chiedo alla scienza, è la stessa cosa quelli che difendono queste cose? Secondo me no. È a difetto della cucina, della mia esperienza quotidiana. Innanzitutto è fondamentale la stagionalità. La stagionalità perché? Perché la stagionalità cosa si dà? Si dà l'inverno, gli agrumi che sono ricchi di vitamina C. In primavera gli ortaggi, fave, piselli, fagiolini, patate nuove, che sono altri tipi di vitamine per quel periodo dell'anno. È vero che il mondo, anche se noi andiamo in Nuova Zelanda, è tutto il contrario di come siamo in Europa, no? Però alla fine, se noi andiamo a usare quelle cose stagionali, eccezionali, siamo tutti bene. I tumori, le leucemie, l'Alzheimer, i cani, secondo voi non dipendono da queste cose? Io sempre con la Federico II stiamo facendo una ricerca addirittura sugli animali, sui cani, quelli che mangiano il mangime industriale e quelli che mangiano il mangiare di casa. Scientificamente è dimostrato dagli analisi che stiamo facendo ogni 6 mesi con la dottoressa Manga, che gli animali che mangiano quello che erano sempre abituati a mangiare stanno molto meglio di quelli che mangiano il mangime industriale. E quindi la cucina è la stessa cosa. Io non vorrei trattenervi di più perché sarebbe da parlare tutta la giornata. Vedo che siete stanchi, anche dopo 6-7 relatori, diciamo così, anche il modo di capire e di concentrarsi diventa complicato. Vi assicuro che il prodotto biologico in cucina è sicuramente tutta un'altra cosa. Io dico che i miei collaboratori, voi con le materie prime ci dovete parlare. E quando riuscite a parlarci, riuscite a studiarle, a capire, è bellissimo e potete essere dei grandi professionisti. Ma se non conoscete le materie prime e andate a comprare sempre e solo al supermercato, alla grande distribuzione, amici miei, sarete sempre un numero, ma non sarete mai dei grandi specialisti. Questo è quello che volevo dire, velocemente, perché siamo pure fulminati. Se qualcuno vuole chiedermi qualcosa, sono disponibile, mi fa piacere sentirlo. Prego. Volevo fare una domanda proprio veloce. Sì. Visto che è emerso, diciamo, tutta la mattinata, ma anche nell'immaginario collettivo, che spesso per il consumatore, in un momento di grande crisi economica, il problema del bio è il costo, e hanno poi spiegato che forse un problema che si sta anche affrontando e abbattendo. Per uno che viene in un grande ristorante, c'è un costo ulteriore del biologico? Cioè, un ristorante importante che sceglie di mettere a tavola prodotti biologici, quanto lo fa pagare, se lo fa pagare al consumatore? Diciamo una cosa, tutta la vita è tutto un equilibrio. Un grande ristorante è quello che cerca di dare il massimo per i propri clienti, sotto l'aspetto della salute, della qualità, del servizio, del saper bene, del bene e del sapore. E quindi sono dei costi limitati, perché cosa vuole che può costare su 1000 euro di acquisti alimentari spendere 20-30 euro in più per il biologico? Secondo me sui clienti non ci si ricarica nemmeno, perché se tu tratti bene la gente, invece di avere 3 clienti ne hai 6, quindi è un discorso fondamentale per un'impresa. La stessa cosa che io dico, la gente si spaventa quando dice un grande olio d'oliva costa 15-20 euro. Oh, così caro, perché? Perché purtroppo noi abbiamo sbagliato un'altra cosa, il messaggio che abbiamo inviato. Perché noi a un certo punto, sotto l'egida delle multinazionali delle carni, dei grandi distributori di carne italiani e stranieri, tutti dovevano mangiare la carne. Un altro disastro qual è? Dovete mangiare la carne tenera, il pollo deve essere tenero. Ma perché? Perché c'erano degli interessi che volevano questo. Ma se noi consideriamo di quando eravamo bambini, qualcuno si ricorderà che il pollo non era tenero e che
la carne di cinghiale non è tenera come quella di maiale allevata in un 10.000 metri quadri con 200.000 maiali, che se se ne sta male uno, vengono dati tutti gli antibiotici possibili e immaginabili per far star bene uno. Diamo gli antibiotici a tutti gli altri animali, per cui alla fine, quando noi siamo male e abbiamo bisogno di antibiotici, facciamo diventare matti quelli che ci devono curare, perché non riescono a trovare il sistema o il tipo di medicina che fa per noi. Quindi queste cose sono molto... Ritornando al discorso, l'olio e questa rete, noi in una settimana, una famiglia ne consuma una bottiglia. Qualsiasi famiglia normale, ogni giorno per una bottiglia di vino, un vino che si muove un pochino, che si scappa un pochino, che guarda, costa 10 euro e ce lo beviamo in un pranzo, mentre una bottiglia di olio sano, genuino, biologico, che costerebbe 20 euro, lo consumiamo in una settimana. Quindi i messaggi che sono stati mandati sono sbagliati, sono dei messaggi interessanti da chi deve fare profitto, perché il problema della manazione multinazionale qual è? Il piccolo agricoltore, il piccolo ristoratore come me, l'artigiano, diciamo l'artigiano della qualità, sopravvive con poco, mentre le grandi aziende devono avere profitto a fine anno, se non ci stanno quei profitti, e quindi i messaggi li lanciano come vogliono loro, in combutta con l'organizzazione europea, perché il Parlamento europeo, io sono stato tante volte a Bruxelles per riconoscere la dieta mediterranea, e lì era una guerra tutti i giorni, perché la maggior parte degli europarlamentari erano dipendenti delle multinazionali che avevano interesse a prendere le cose in quella direzione. Bene, grazie, allora ci sono altre domande. Va bene, allora ci abbiamo, c'è una domanda del professore Sacchi in zona Cesarini, riesce a... Veloce, anche perché abbiamo parlato di olio, quindi aspettavamo una... No, sarò breve, sarò breve. Sono Raffaele Sacchi, sono responsabile della sezione di scienze tecniche degli ambienti di questo dipartimento. Mi occupo di olio, ma cucino con Alfonso da diversi anni, Allora, io sono stato invitato a scrivere una review, un articolo sulla qualità nutrizionale e sensoriale dei prodotti dati. E rispetto al luogo comune, che anche il professor Loreto, a mio avviso, oggi ha provocatoriamente portato, ritengo invece che da agronomo un prodotto coltivato con bassi apporti di azoto, con poca acqua, con condizioni del suolo, condizioni di humus diverse, ha una geologia completamente diversa, e basta assaggiare un pomodorino prodotto con questa tecnologia da un altro convenzionale per sapere la differenza. Le misure che in questo Dipartimento di Agraria sono state fatte dai nostri colleghi, il professore Barbieri, la professoressa De Pascale, eccetera, noi, dimostrano che invece in molti casi vi è anche una superiorità sensoriale e nutrizionale del prodotto biologico, anche per quelle interazioni invisibili che avvengono con gli insetti, con l'adattamento della pianta, che stimola la pianta ad una produzione di metaboliti secondari che danno più sapori e più profumi e più antiossidanti, più anticanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una ricerca che nessuno ha mai fatto sistematicamente, ma che dovremmo invece sviluppare insieme, è anche quella di non prendere come un dato di fatto, i prodotti biologici sono solo più sicuri. Ma andiamo a vedere anche a mio perché prodotto per prodotto, con tutti i ricerchi che conosciamo, dimostrare quello che Alfonso ha Grazie. Grazie. Consentitemi di ricordare, vedendo appunto il collega Sacchi, parlando di olio, che proprio la settimana scorsa, cosa che è stata presentata da Alberto Angelo nella sua conferenza stampa, il professore Sacchi insieme ai suoi colleghi ha analizzato questa bottiglia che poteva essere di olio che era stata diciamo ritrovata nei depositi del mare dove noi stiamo, al Pioggio Nazionale, dove noi stiamo facendo tutta una serie di analisi sui reperti diciamo biologici, che
pare che sia effettivamente olio d'oliva, rigorosamente biologico, posso immaginare, che rappresenta la più antica bottiglia d'olio d'oliva al mondo. Quindi diciamo possiamo anche fare un caso spelli, questa cold case in questo caso, però potremmo punti residuali sulla bottiglia diciamo trovate al colano, vabbè, vedremo che cosa viene. Speriamo bene. Va bene, io allora a questo punto mi avvio alla conclusione, le conclusioni sono impossibili da tirare visto tutti gli aspetti che abbiamo toccato. Devo dire che alla fine volevamo un po' trovare, mantenere un equilibrio tra il pro e il contro, mi pare che siamo scivolati lentamente verso il pro, però abbiamo visto anche quali sono gli elementi, diciamo, ancora da approfondire sul discorso del biologico. Quindi adesso si chiude la parte scientifica, io vi ringrazio perché abbiamo fatto tutta una tirata senza coffee break, quindi grazie veramente a chi è rimasto. E comincia adesso la parte un po' più, diciamo, divertente, adesso parte la visita della Regia. Prima di partire voglio solo ricordare, mi sono fatto portare un documento che abbiamo trovato restituendo, diciamo, al pubblico la sala antecedente a questo, un documento trovato tra le carte della biblioteca che ricorda gli ospiti d'onore ricevuti in questa sala dove siamo noi, che sono l'imperatore d'Austria Giuseppe II nel 1784, l'imperatore d'Austria Francesco II 1819, c'è cioè una connessione, un'ovvia connessione con le dinastie austriache, il principe di Metternich nel 1819, lo zar Nicola I nel 1845, Papa Pio IX 1849-50, c'è stato un po', e poi che hanno visitato la Reggia, due Gate, sia il papà che il figlio, ovviamente Orazio Nelson, quindi anche lui un nome importante, Mozart, abbiamo il Mozart Opus in corso, ieri abbiamo fatto l'ultimo concerto, cioè il senese, abbiamo avuto un altro grande successo, e anche Giacomo Casanova, che ovviamente ha capito che c'era una bella popolazione anche indigena, quindi andò anche lui a visitare, diciamo, la Reggia. Va bene, io vi ringrazio, adesso noi ci avviamo piano piano verso la parte dei musei, ci sarà il professore Manzovelli, che è il direttore del centro museale, che ci farà fare un breve giro nel museo del Polanense, e poi un giro che durerà circa un quarto d'ora più o meno, e poi scenderemo al galoppatore per la lunch. Grazie.